Cominciamo a lì dove avevamo lasciato il nostro discorso ieri, cioè il commento di questo articolo fondativo di uno sviluppo molto recente dell'intelligenza artificiale, quello che si occupa delle cosiddette GAN, no? Le Generative Adversarial Networks, cioè le reti avversariali generative. Perché generative? Perché effettivamente generano, come dicevamo ieri, dei falsi, sfidando il controllo di un agente discriminatore e dando così luogo a un processo avversariale, no? In cui c'è, come dicevamo ieri, da un lato un falsario digitale che produce valuta falsa, e dall'altro un connoisseur, un detective, un poliziotto della scientifica, so, chiamatelo come volete, digitale, che cerca invece di discriminare, di distinguere la valuta falsa da quella vera, con un processo a spirale che vede i falsari diventare sempre più abili nella produzione di questa valuta falsa e invece i detective, i connoisseur, diventare sempre più abili nel discriminare questa valuta falsa da quella vera. E, dicevamo due cose alla fine. La prima è che al di là degli aspetti tecnici, quello che poi interessa e scovare dalla prospettiva che era nostra, che è quella della semiotica, della cultura, filosofia della comunicazione, qual è l'ideologia del senso che sta dietro l'immaginazione e l'implementazione di questo tipo di intelligenza artificiale, no? Di quale tipo di intelligenza si tratta? Abbiamo detto che non si tratta di un'intelligenza, per esempio, cooperativa, non potremmo immaginare un'intelligenza artificiale cooperativa. Non si tratta nemmeno di una intelligenza artificiale semplicemente competitiva, si tratta di una intelligenza artificiale avversariale e che risponde dunque a una certa attitudine culturale, a una certa Weltanschauung, come direbbero i filosofi, a una certa visione del senso, una certa immaginazione, un certo immaginario del senso che è implicito in queste creazioni. In realtà gli algoritmi, i programmi automatici, quelli che danno luogo all'intelligenza artificiale, alle reti neurali, sono degli artefatti e in quanto tali fanno parte della cultura, in quanto tali sono dei testi. Risulta molto inusuale analizzarli come testi, perché noi siamo abituati piuttosto a pensare alla semiotica della cultura come qualcosa che si applica ai testi con i quali hanno familiarità i semiotici. Noi semiotici iniziano a studiare i testi che sono loro più familiari anche per formazione, quindi i testi letterari, i testi poi anche artistici, pittorici, l'architettura, poi si allargano a contesti sociali. Qualcuno comincia a studiare anche il discorso scientifico, qualcuno, come vi dicevo ieri, come Latour, come Françoise Bastide, cominciano a studiare anche i laboratori dal punto di vista semiotico, cioè il discorso della produzione, diciamo, di conoscenza scientifica. Però sono pochi quelli che si applicano ai linguaggi di programmazione perché quando immaginiamo la semiosfera, no? Quando immaginiamo alla semiotica della cultura spesso non pensiamo a questo tipo di artefatti, però la prospettiva della semiotica è straordinaria anche per questo, in quanto semiologo voi potete continuare a studiare, so, guerra e pace, potete continuare a studiare i dipinti del Siglo d'Oro e cercare di capire quale ideologia del senso sta dietro questi dipinti, che tipo di concezione del divino, per esempio, si cela dietro una serie di dipinti spagnoli del XVII secolo, però potete anche applicarli alla contemporaneità. Allora, molti semiotici studiano, per esempio, la pubblicità, anche perché poi collaborano alla creazione di nuove pubblicità. Ma oramai sempre di più gli artefatti che ci circondano e che hanno un peso rilevante nella nostra vita sono degli artefatti legati
alla produzione digitale. Io stesso sono nato, diciamo, dal punto di vista accademico molto lontano da dove sono adesso, no? C'è stato un lungo viaggio, nel senso che sono nato come dire, semiotico dell'arte, semiotico della religione, ho dedicato molti anni, molti studi a questi settori. Poi però a un certo punto mi sono detto che in realtà per capire le ideologie del senso contemporaneo, sì, è molto interessante studiare i testi classicamente intesi, no? Il modo in cui vengono costruite le chiese oggi, l'architettura delle moschee contemporanee, quant'altro, però è molto difficile dire qualcosa di sensato sul senso delle semiosfere contemporanee senza tener conto del digitale, no? Senza tener conto dei dispositivi digitali che ci circondano, questo computer, il mio telefonino, il mio iPad, le mie cuffie, quindi l'hardware della comunicazione digitale, il software della comunicazione digitale e poi l'immenso campo delle reti, l'immenso campo degli agenti non umani che sono sempre più attivi in queste reti, è tutto un proliferare di invenzioni, di produzioni che in realtà sta, a mio modo di vedere, costruendo attorno alla semiosfera una coltre sempre più spessa in cui sì, ci interessa Van Gogh, ci piace Van Gogh, ci piacciono i dipinti di Van Gogh, però quello che succede dal punto di vista del senso condiviso e anche del senso comune, che esso vi sia o meno rispetto a Van Gogh, dipende sempre più da quanto questo nucleo testuale pre-digitale viene poi trasformato dal digitale, viene fatto circolare, viene alterato, viene ricombinato, viene sminuzzato, viene tradotto in meme, eccetera, eccetera. E quindi, a mio avviso, studiare questa coltre digitale che sta sempre più avviluppando, circondando, rivestendo la semiosfera predigitale, in realtà entrando fin nei suoi gangli profondi, no? Innervandola tutta, è essenziale. Ed è essenziale anche per comprendere delle ideologie, diciamo così, profonde del senso, cioè l'immaginazione semiotica che sta dietro una produzione testuale. E studiare gli algoritmi, studiare l'intelligenza artificiale da questo punto di vista è molto interessante oggi, anche perché quando parliamo di cronotopi del volto e concentriamo la nostra attenzione sulla variabilità culturale delle tecnologie del volto, no? Abbiamo già detto l'anno scorso. Ci siamo occupati molto di volti artificiali, di creazione artificiale anche per mezzo di tecnologie digitali di volti. Quest'anno invece con uno shift, come l'abbiamo definito con un acronimo, abbiamo spostato l'attenzione su configurazioni spazio-temporali locali che declinano in maniera puntuale, in maniera idiosincratica queste tecnologie. Però ecco, bisogna mettere in guardia noi stessi, rispetto a questo cambiamento di rotta, la prospettiva antropologica non necessariamente deve essere una prospettiva esotica, nel senso che questo corrisponderebbe a una specie di orientalismo, no, della semiotica e della filosofia della comunicazione, come se, diciamo, studiare le declinazioni globali, non lo so, del deepfake, significhi andare a vedere che cosa succede a questa tecnologia in Cina, in India, in America Latina. Sì, questo lo abbiamo fatto, c'è stato un seminario bellissimo che è stato condotto dalla stessa professoressa Cristina Voto, dalla professoressa Silvia Verbotto e poi da me stesso con interventi di illustri colleghi, illustri colleghe dell'America Latina sul tema delle culture del volto, no? Cultura del rostro. C'è un numero di una rivista prestigiosa di semiotica latinoamericana, De Sinis, che di nuovo la professoressa Voto, che come vedete è molto attiva, e io stesso e un altro collega venezuelano, il professor Finolla, stiamo mettendo insieme, a proposito proprio della
nel rostro digitale, no? Nel volto digitale nell'America Latina. Però le culture, diciamo, locali del volto digitale, i cronotopi del volto digitale, non devono essere cercati unicamente nell'altrove. La cultura globale, prima di essere globale, è locale, poi diventa globale, ma lo diventa perché ci sono dei meccanismi molto studiati, insomma, dalla sociologia, dalla filosofia politica gramsciana, che portano determinati cronotopi locali a diventare globali. Ma sarebbe un errore considerarli globali alla nascita. Hollywood è globale, ma è globale perché è diventata globale. La Coca-Cola è globale, ma è diventata globale. Nasce localmente, poi diventa un prodotto globale. Però se noi ci scordiamo che tutto ciò che è globale, prima di essere globale, è stato locale, in qualche modo stiamo ideologicamente, colpevolmente, tarpando le ali alla nostra analisi, stiamo, diciamo, dando per scontato l'assetto globale delle ideologie, stiamo avallando con il nostro discorso un impianto gerarchico, egemonico delle culture del mondo, no? Per cui l'intelligenza artificiale che viene dai laboratori della California, i dispositivi che vengono dalla Silicon Valley, i telefonini che abbiamo in mano, i telefonini fatti o comunque disegnati nella Silicon Valley da Apple, ma anche quelli che, imitando quelli di Apple, vengono prodotti in Corea o adesso sempre di più in Cina. Non sono prodotti della cultura globale, sono prodotti di una cultura proiettata globalmente, ma che nasce con delle caratteristiche locali. Ritornando al discorso di ieri, c'è un cronotopo preciso nella genesi di questo algoritmo, di questo tipo di reti neurali, di questo tipo di intelligenza artificiale. E questo è importante sottolinearlo perché, ripeto, l'intelligenza è artificiale, ma essendo artificiale è anche un artefatto. E quindi reca con sé tutte le inclinazioni, le prospettive, gli stereotipi, a volte anche i pregiudizi. Ma comunque in generale le ideologie del senso di una, diciamo, immaginazione dell'intelligenza. Che cos'è essere intelligenti, no? Come definire l'intelligenza? Le culture nel tempo e nello spazio definiscono l'intelligenza in maniera diversa. Sappiamo da studi cognitivi, anche piuttosto recenti, che esistono diversi tipi di intelligenza. C'è anche un tentativo di articolare questi tipi di intelligenza, c'è un tentativo di denominare questi tipi di intelligenza, linguistica, emotiva, artistica, eccetera, eccetera. C'è anche tanta letteratura grigia o addirittura pop, no, su questo tema. Però spostandosi nel tempo e nello spazio ci si rende conto che sì, c'è un'area di famiglia tra tutte queste intelligenze, no? Come avrebbe detto Wittgenstein, ma che essere intelligenti nella Cina dell'VIII secolo era forse qualcosa di molto diverso rispetto all'essere intelligenti nella Silicon Valley oggi. Così come essere intelligenti nell'Italia contemporanea è forse diverso dall'essere intelligenti nel Giappone contemporaneo, no? C'è un'area di famiglia e con questo, badate, non stiamo assolutamente dicendo che ci siano delle differenze di carattere biologico, neurofisiologico, siamo tutti membri della stessa specie, abbiamo, diciamo, almeno in astratto, in teoria, le stesse facoltà cognitive. E che queste facoltà poi si declinano in linguaggio, o questo linguaggio viene misurato secondo parametri di eccellenza, secondo parametri di intelligenza, e questi parametri sono molto influenzati da una serie di contesti culturali che però dobbiamo descrivere, no? Possiamo limitarci a dire sì, no, l'intelligenza cambia a seconda della cultura. Dobbiamo invece definire come questa intelligenza cambia a seconda delle culture. E dobbiamo anche cercare di capire come questa immaginazione dell'intelligenza abbia un impatto
sulla costruzione dell'intelligenza artificiale, no? Il robot, l'automa, l'algoritmo viene un po' costruito come una specie di golem digitale, cioè c'è una specie di idea di potenziamento dell'esistente, di qualcosa che già si conosce, di qualcosa che viene, come dire, dato per scontato e che viene poi visto come riprodotto, addirittura potenziato nella macchina. Ma sarebbe difficile, per esempio, per un laboratorio situato oggi negli Stati Uniti d'America, dare luogo a un dispositivo, ad un algoritmo, a una procedura di intelligenza artificiale che non corrisponda affatto alla definizione corrente e anche molto spicciola, diciamo, appartenente al senso comune di intelligenza. Nessuno tra gli ingegneri attivi in questo campo nel pianeta ha come obiettivo quello di elaborare un robot stupido, no? O un algoritmo stupido, no? Che cos'è la stupidità artificiale? Come costruire un procedimento di intelligenza artificiale che sia, diciamo, del tutto, come dire, avulso rispetto ai parametri di intelligenza che sono invece presenti all'interno di una società. Ecco, qualche anno fa, proprio con la professoressa Elsa Soro, ormai una decina di anni fa, avevamo cominciato a parlare molto di smart cities, no? Questa definizione è rimasta, diciamo, nella letteratura specialisti, anche se forse oramai è una dicitura, una locuzione che è uscita un po' fuori dalla moda, no? Ci sono delle mode anche nell'ambito accademico. E anche in quel caso, che cosa significa essere smart? Che cosa significa definire una città come una smart city? Perché farlo in inglese? E perché, diciamo, non parlare di città intelligenti, ma parlare invece di smart cities o smart working, no? Perché poi è stato anche associato in maniera anche un po' ipocrita a delle modalità lavorative. Che cosa cambia quando chiamiamo l'intelligenza smartness? È un'intelligenza di tipo diverso, è un'intelligenza che ha delle connotazioni diverse. Beh, sicuramente se utilizziamo un'altra lingua, utilizziamo anche un'altra cultura. Denominiamo l'intelligenza smartness. E subito facciamo riferimento ad una ideologia dell'intelligenza, un'ideologia del senso intelligente che ha dei connotati precisi anche dal punto di vista spaziale, dal punto di vista temporale, no? Perché non denominiamo l'intelligenza delle città in Hindi? Perché non denominiamo l'intelligenza delle città in Zulu? Perché non utilizziamo una delle tante lingue dei cosiddetti aborigeni australiani? No, invece no, diciamo che dobbiamo, non so, trasformare Matera in una smart city, no? Ovviamente, perché non utilizzare il dialetto della Basilicata? No? Ecco, allora, tutto questo noi lo accettiamo, ci scivola addosso. Non ci rendiamo conto che poi in realtà queste adozioni sono anche delle imposizioni, diciamo, sotterranee, striscianti, nel senso che adottiamo insieme al lessico anche un'aura semantica e quest'aura semantica fa riferimento ad una ideologia per cui la smartness è un'intelligenza cool, no? Un'intelligenza giovane, un'intelligenza dinamica, ma perché invece l'intelligenza non potrebbe essere lenta, no? Perché l'intelligenza la associamo sempre alla velocità, perché capire in fretta è sempre capire meglio, perché ci sono dei corsi di fast reading, no? E adesso diciamo da una, se volete, provincia ideologica, culturale, da un certo punto di vista periferica, secondaria, poi è nato un movimento di contrasto, no? Che quello che però riguardava non l'intelligenza, ma non a caso un dominio legato alla cultura popolare, alla materialità. Quindi va bene
essere slow nel cibo, no? Però i processori devono essere comunque veloci, sempre più veloci. I nostri telefonini devono avere sempre più memoria. Non va bene mettere sul mercato un telefonino che, diciamo, sposi la decrescita della memoria, no? Perché non mettere in commercio un telefonino che ci dica: questo telefonino ha molta meno memoria di quelli precedenti, per cui dovete selezionare bene le foto che ci mettete dentro, dovete scattare poche foto perché il vostro telefonino non le ricorda, no? È un telefonino senza memoria, smemorato, no? Sarebbe un assurdo mettere sul mercato un telefonino di questo tipo perché vogliamo invece avere, non so, 10.000 immagini nel nostro telefonino che non riguardiamo mai. Ecco, lo stesso per il cibo, sì, va bene, no? Si può mangiare più lentamente, preparare più lentamente, il fast food non va bene, il fast food nuoce alla salute, però diciamo la programmazione, l'automazione, l'intelligenza artificiale invece deve essere ancora, diciamo, efficace, funzionale, rapida, no? Quindi ci sono queste linee di direzionalità, delle direttrici, no? Che sono apparentemente implicite, spontanee, vengono naturalizzate, ma che derivano da assetti, diciamo, egemonici, non necessariamente legati sempre all'economia, ma legati anche a un'inerzia delle culture. E in questo caso, quando poi pensiamo a un'intelligenza artificiale antagonista, sì, l'idea è effettivamente straordinaria, nel senso che produce dei risultati che poi sono molto utili, no? Vi dicevo ieri, no, io insomma vado in giro oramai sempre con Google Maps, no? Prima mi orientavo benissimo nella città anche senza Google Maps, adesso se devo andare a una farmacia all'angolo metto Google Maps. Quindi diciamo è un ausilio che ci toglie tanti pensieri, e però c'è questa idea che appunto il senso prodotto artificialmente venga prodotto attraverso una competizione che è una competizione di nuovo di outsmarting, no? Parlavamo prima di smart cities. Sapete che cosa significa outsmart? To outsmart in inglese, che è una cosa che è anche difficile da tradurre in italiano. Sostanzialmente essere più intelligente di, essere più in gamba di, no? Outsmart, to outsmart someone. E diciamo, superare in intelligenza, che poi la smartness è anche un'intelligenza che definiremmo più nell'ambito semantico dello scaltro, no? Lo smart è più lo scaltro dell'intelligente, perché è un'intelligenza pragmatica, no? È un'intelligenza legata anche al fare, al navigare nel mondo. Non è un'intelligenza, diciamo, riprendo l'osservazione che era stata fatta da uno di voi, una di voi ieri, adesso proprio non ho la chat sotto mano, ah sì, dalla dottoressa Kerchi, diciamo non è un'intelligenza necessariamente conoscitiva nel senso astratto del termine, cioè non è una intelligenza che cerca semplicemente di cogliere delle regolarità nel mondo, no? Ieri, per esempio, qui sono in un istituto di studi avanzati dove collaborano scienziati di tutte le discipline, quindi non solo umanistiche o sociali, ma anche scienze naturali. E ho ascoltato una bellissima conferenza di un collega francese che insegna alla Brown University negli Stati Uniti e che si occupa di onde solitarie, bellissimo tema, anche molto poetico, no? Non so se vi piace il mare, se andate ogni tanto al mare. Ma avrete notato che ogni tanto si creano nel mare, sulla superficie del mare, soprattutto quando è completamente piatto, quando è privo di increspature, quando non ci sono onde, a un certo punto improvvisamente emerge da questa superficie piatta un'onda, che poi comincia a viaggiare solitaria. Sono le cosiddette onde solitarie, singleton, come le chiamano in inglese, che sono anche bellissime, no, da guardare. Ci sono dei video molto belli su YouTube.
E allora questo collega studia queste onde solitarie, cioè studia il modo in cui si formano, perché si formano, è una curiosità conoscitiva molto antica, no? Potremmo, come dire, ricondurla all'atteggiamento dei presocratici nei confronti della natura. Poi probabilmente ci saranno anche delle applicazioni di questa curiosità, no? Perché poi, insomma, sono degli studi che servono anche per capire come si creano invece le cosiddette onde anomale, che sono delle onde singole, ma quelle gigantesche, che poi creano dei disastri, che si, come dire, abbattono sulla costa, e altre applicazioni possibili. Però, diciamo, l'idea è quella di osservare la realtà, vedere che ci sono delle regolarità, e concentrarsi poi sulle regolarità più difficili da cogliere, no? Perché le onde sono state molto studiate, no? L'idrodinamica, la fisica dei flussi, eccetera, studia molto da tempo le onde, ci sono già delle equazioni non lineari molto, come dire, efficaci per descrivere il comportamento delle onde. Però no, ci si concentra invece sull'irregolare del quale si vorrebbe cogliere una regolarità, no? Cioè su quei fenomeni che sembrano degli, in greco si chiamavano apax legomenon, cioè le parole che nel linguaggio comparivano una volta sola, e si cerca invece di capire se vi sia una regolarità, no? E questo che poi fa la scienza, ma forse fa anche la filosofia, nel senso che cerca di cogliere delle regolarità significanti che non sono necessariamente legate a diciamo, un progetto di trasformazione del mondo. Sì, poi arriverà Marx con la sua idea di filosofia, diciamo, impegnata, però l'approccio invece della progettazione di un'intelligenza intesa come smartness è diversa, cioè è un po' analogo a chi si sveglia la mattina e cerca di capire come meglio sopravviverà al mondo, no? Che cosa farà, dove andrà a fare il test anti-Covid, di quali documenti avrà bisogno per passare la frontiera, eccetera, eccetera, no? E questa è la smartness, cioè è un'intelligenza molto orientata all'azione, molto orientata anche all'interazione con l'ambiente, è molto orientata alla sopravvivenza nell'ambiente, no? E, per cui questo si coglie molto nella ideologia del senso che sta dietro molta intelligenza artificiale, che è un'intelligenza artificiale per qualcosa, no? Per un obiettivo. Molto spesso un'intelligenza artificiale che debba nelle sue azioni sostituire l'intelligenza naturale e anche, diciamo, renderla più efficace dal punto di vista della velocità, dal punto di vista del calcolo, no? E con in più questa idea appunto dell'antagonismo, cioè dietro c'è la concezione secondo cui questa smartness si acuisce in un rapporto che è avversariale. Che è quello tra guardie e ladri, no? Che è un gioco giocatissimo, si fa molto giocare, i bambini giocano molto guardie e ladri nel mondo, così come si allenano moltissimo, giocano moltissimo degli sport che sono sì di squadra, ma che sono poi competitivi, no? Cioè squadra X contro la squadra Y. Viene però da chiedersi, a volte, se diciamo altri schemi, altri modelli, altre ideologie del senso intelligente non siano possibili. Cioè, per esempio, un'ideologia del senso intelligente secondo cui l'intelligenza venga concepita in maniera diversa, innanzitutto, non come smartness, no? Non come capacità di agire nel mondo, ma per esempio si potrebbe immaginare un'ideologia del senso, secondo cui l'intelligenza non consiste nell'agire sul mondo, no? Nell'avere un impatto nei confronti del mondo, ma al contrario, nell'avere il minore impatto possibile rispetto al mondo. Cioè, non svegliarmi la mattina e pensare a come posso conquistare il mondo, ma svegliarsi la mattina e pensare come posso rispettare il mondo.
come posso rispettare l'ambiente, no? Come posso svegliarmi e azione dopo azione cercare di, diciamo, avere il minor impatto possibile sul mondo che mi circonda. E questa è un'ideologia assolutamente assente da tutte le società occidentali, perlomeno fino agli anni 80, 90, molto, molto minoritaria in tutte le ideologie del senso che, diciamo, fanno capo a economie e società in via di sviluppo tecnologico, industriale. Per esempio, insomma, sicuramente tra i miei colleghi, studenti, conoscenti e soprattutto nelle società cinesi attuali, nelle società indiane attuali, nelle società centroafricane attuali, c'è una ideologia dell'intelligenza che è stata totalmente importata da altre regioni del pianeta e che invece è orientata tutta alla conquista del mondo, no? All'uso del mondo. Come posso usare il mondo meglio degli altri, prima degli altri, più degli altri, no? Altra idea invece è quella di una smartphone che dice, beh, come posso invece svegliarmi e vivere lentamente, no? Oppure svegliarmi e vivere senza nuocere agli altri, o svegliarmi e utilizzare il minimo possibile delle risorse che mi circondano, o addirittura aumentare le risorse che mi circondano. Questo è uno dei tanti elementi, ma l'altro elemento riguarda proprio questa idea della competitività, dell'avversarialità, no? Cioè, non svegliarsi la mattina e dire ah, devo correre più veloce della gazzella, oppure ah, devo correre più veloce del leone, del professor Leone, no? In quanto studente. Invece, no, svegliarmi la mattina e dire ma forse ci possiamo fare una passeggiata tutti insieme, no? Perché dobbiamo correre? Oppure possiamo anche stare fermi tutti insieme, no? Ci sediamo per terra e meditiamo, anche questa potrebbe essere, diciamo, uno potrebbe pensare, sì, infatti, forse abbiamo fatto anche troppo, no? Possiamo anche cominciare a non fare o fare di meno, fare meglio, insomma, fare poco. Quindi è un altro risveglio, questo è un altro risveglio mattutino, è un'altra idea di intelligenza artificiale, che però è molto poco sviluppata, un po' perché, diciamo, sembra un po' contraddire l'idea di fondo dell'automa, del robot, dell'algoritmo, che è un'idea sostitutiva, no? L'idea che c'è qualcosa di pesante, di noioso, di difficile, di lungo, di monotono, lo faccio fare alla macchina, che poi magari riuscirà a farlo anche in maniera più efficace, più funzionale. Cioè, invece di andare strada per strada a fotografare i nomi delle strade, i numeri civici di ogni strada del mondo, metto in campo costruisco questa bella macchinina con un dispositivo, con una telecamera panoramica, con un algoritmo di lettura automatica delle immagini, dei nomi delle strade, dei numeri civici, e il lavoro sarà fatto per me, no? Cioè, c'è l'idea un po' che la macchina sia il nuovo schiavo, diciamoci la verità, no? C'è questa idea che il robot sia il nuovo schiavo, che i compiti da delegare siano i compiti più ingrati e che dunque, insomma, anche le funzioni da delegare alle macchine non siano quelle dell'ozio, siano quelle del negozio, siano quelle appunto non della meditazione ma dell'azione. Questo rende impossibile, diciamo, la concezione di una intelligenza artificiale meditativa, no? Che non sia improntata all'azione, che non sia improntata alla smartness, alla velocità, alla forza, all'impatto sul mondo, alla massimizzazione, no? Ma invece un'intelligenza artificiale destinata alla minimizzazione, cioè non come essere massimi, ma come essere minimi, no? Non come crescere, come decrescere. E questo è, diciamo, al cuore di questa concezione avversariale che poi inevitabilmente è anche, se volete, girardiana, no? Conoscete questo filosofo francese che ha sviluppato il suo pensiero presso l'Università di Stanford, e non è un caso, no? Da Stanford viene anche l'inventore di queste
queste reti neurali avversariali. Non so se siete mai stati in California, no? Io mi ho insegnato per qualche tempo a Berkeley e lì c'è un'opposizione che è geografica, ideologica, quasi filosofica tra queste due splendide università. Cioè, da un lato avete Berkeley, università pubblica, università molto aperta alla diversità, università dove nasce il free speech movement, università molto, come dire, rivoluzionaria, università dove, insomma, voi andate nel campus e trovate ancora la biblioteca del gruppo comunisti combattenti, cioè cose anche un po' folcloristiche, no? E dall'altro Stanford, che invece è l'eccellenza californiana di un modello, diciamo, di pensiero molto liberista, molto improntato alla conquista del mondo, all'eccellenza, alla meritocrazia spinta, no? Due posti eccellenti, l'uno di fronte all'altro, anche dal punto di vista geografico. E anche dal punto di vista del rugby, no? Sapete, il football americano, cioè l'incontro studentesco fra Berkeley e Stanford è sempre molto, molto acceso, anche perché si scontrano lì attraverso le due squadre anche due modelli di fare università, no? E la regia là, è stato professore appunto a Stanford per tanti anni. Sviluppa questa idea del senso che è molto violenta, no? Che è straordinariamente complessa e anche molto profonda, e probabilmente anche molto vera in certi suoi aspetti. Cioè l'idea che il desiderio mimetico sia considerabile come alla radice del valore, cioè l'idea che qualcosa comincia ad avere valore per me quando questo qualcosa può essermi sottratto da un desiderio, da una intenzionalità, da una agentività che è in competizione con me. Cioè il fatto che questa palla, questo pallone sia per me di valore perché me lo possono togliere, no? E anche il principio dell'avversarialità, no? Il fatto che sì, la costruzione dell'artificio, del senso e del simulacro si è improntata alla necessità di sottrarmi al controllo altrui, no? Di costruire un falso che sia sempre meno riconoscibile come tale. E quindi è una concezione, diciamo, violenta, perché poi mette in risalto un aspetto che è sicuramente presente nell'antropologia umana, ma che contemporaneamente non è sicuramente l'unico e non è l'unico valorizzabile. Per esempio, sì, c'è il desiderio mimetico, cioè il vaccino lo voglio io. Lo compro io te lo sottraggo perché tu sei un paese più povero e quindi io ho più soldi, te lo compro e finisce lì, anche se magari abbiamo deciso di spartircelo, eccetera, eccetera. Però c'è anche un altro principio fondativo delle antropologie umane, che è stato molto studiato, no, dagli antropologi, che è quello del dono. In realtà il valore non si concepisce soltanto nel desiderio mimetico, cioè nel fatto che due o più individui vogliano la stessa cosa e vogliano reciprocamente sottrarsi questo oggetto e che in base a questo desiderio di sottrazione poi attribuiscono a questo oggetto valore. C'è anche l'idea possibile del dono, cioè di qualcosa che acquisisce valore nel momento in cui io decido in maniera del tutto gratuita di disfarmi di questo oggetto, di liberarmene, di darlo a qualcun altro, no? Vedete che, diciamo, l'importante dal punto di vista della filosofia della comunicazione, costruita attraverso questa riflessione semiotica, non è di scegliere un'alternativa, anche se poi ognuno può avere le sue predilezioni, ma è quello, se non altro, di far vedere che le alternative sono possibili, cioè non è necessario, o non è, come dire, naturale, ecco, non è naturale
immaginare un'intelligenza artificiale che sia basata sulla competizione, che sia basata sulla avversarialità, che sia basata sui concetti di efficacia, smartness, velocità, no? Si potrebbe pensare a delle intelligenze artificiali che invece sono programmate secondo ideologie alternative, per esempio l'ideologia della cooperazione, l'ideologia dello scambio, l'ideologia del dono, no? L'ideologia del mettere in comune i risultati, no? Di un procedimento creativo. Diciamo, non l'ideologia secondo cui mi miglioro sottraendomi a un potere nemico, ma invece l'ideologia secondo cui io mi miglioro cooperando con un potere amico, no? Cioè rivelandomi piuttosto che nascondendomi. Sono considerazioni che forse mi sembrano molto lontane da questa, diciamo, programmazione, e forse se mi sentisse Ian Goodfellow, il creatore di queste reti avversariali, penserebbe che siamo pazzi. E siamo un po' pazzi, noi filosofi sono un po' pazzi, nel senso che poi mettono in discussione cose che sembrano molto assodate, però è anche un modo per, diciamo, presagire degli scenari, no? Degli scenari per l'umanità che non siano necessariamente quelli attuali. Anche perché, diciamo, non c'è soltanto una radice ideologica dell'intelligenza artificiale così concepita, così come viene concepita oggi, ci sono anche delle conseguenze. Come vi dicevo ieri, la prima applicazione che Ian Goodfellow prevede per queste nuove reti neurali, è proprio un'applicazione che, partendo da una base di dati di immagini facciali, digitali, cerca di costruire delle immagini facciali digitali che, pur non appartenendo a questa base di dati, sembrino appartenervi. Allora, spero che sia chiaro, c'è una base di dati di immagini digitali facciali. Penso che, se non ricordo male, adesso non vado di nuovo a guardare i dettagli, ma insomma è una base di dati canadese, perché in quel momento Goodfellow stava studiando appunto in Canada, a Montreal. E quindi l'idea è: prendiamo questa base di dati, no? Possiamo pensare alla base di dati delle immagini digitali facciali che sono state catturate, che sono state riprese dalle telecamere di sorveglianza presenti a Torino. No, a Torino ci sono tante telecamere di sorveglianza, queste telecamere di sorveglianza adesso sono capaci di identificare dei volti, di prendere, di catturare delle immagini digitali di volti, e queste immagini digitali di volti, riprese dalle telecamere di sorveglianza di tutta la città di Torino, vanno a finire in una grande banca dati. Allora, l'idea è: partendo da questo corpus, da questa base di dati, noi utilizziamo l'intelligenza artificiale per produrre delle immagini di volti che non appartengono a questa base di dati, no? È un po' come l'idea della falsificazione della moneta, cioè io parto dal fatto che ci sono delle banconote in circolazione autorizzate dallo Stato in un certo territorio e cerco di costruire artificialmente, non attraverso la zecca, Che cos'è la zecca nel nostro esempio? Cos'è la zecca? Che strano, no? Che lo stesso nome sia utilizzato per un insetto nocivo e per un'istituzione che crea moneta. Vabbè, non so perché questa comune, forse l'etimologia, non so, lo andremo a cercare. Nel nostro caso, qual è la zecca? La zecca è la, diciamo, riproduzione genetica dell'umanità. Noi abbiamo il nostro volto perché ad un certo momento i nostri genitori biologici hanno voluto, o comunque si sono trovati nella condizione di dare luogo alla generazione successiva, e questa generazione successiva ha un volto, e questo volto
per un meccanismo genetico molto interessante, deve le sue fattezze ad una combinazione molto difficile da sviscerare, quasi aleatoria, dei tratti appunto somatici del volto dei nostri genitori, ma anche dei loro genitori, dei loro antenati e così via. Quindi portiamo nel nostro volto la traccia di un lignaggio biologico, di un lignaggio genetico, di una ricombinazione, no, genetica. E questa è la zecca che ha dato luogo a questa valuta che noi portiamo per il mondo. Ed era una valuta sostanzialmente dotata non tanto di una verità assoluta, quanto di una, diciamo così, verità autorizzata, no? Noi siamo autorizzati dal senso comune a dire che il nostro volto, quello che portiamo in giro per la società, è un volto veritiero, cioè un volto che corrisponde più alla natura che alla cultura. Sì, la barba, sì, il trucco, sì, il botox, eccetera, eccetera, ma sostanzialmente, e poi se non ci sono degli interventi molto drastici, assomigliamo a nostro padre, assomigliamo a nostra madre, no? Abbiamo qualcosa che comunque ci rimanda in maniera naturale alla generazione precedente. Però, ecco, rispetto a questa valuta che circola naturalmente, può esserci anche una valuta che circola artificialmente, i falsari del volto, no? Così come ci sono i falsari del denaro, ci sono i falsari del volto, cioè coloro che partendo dall'esistente, le immagini facciali digitali riprese dalle telecamere di Torino, costruiscono poi, proprio attraverso delle reti avversariali, delle immagini facciali che non corrispondono a questa, diciamo così, autenticità, per così dire, naturale, no? Sono invece delle ricombinazioni non genetiche di volti. Sono delle ricombinazioni non genetiche per vari motivi. Il meccanismo che dà luogo a queste ricombinazioni è diverso rispetto al meccanismo della ricombinazione genetica. Possiamo per esempio avere molti donatori, no? Migliaia di donatori che danno luogo a un volto artificiale, mentre i volti naturali sostanzialmente devono le loro fattezze a due donatori, no? E a coloro che li precedono nelle generazioni. Allora, si crea a partire da questa base di dati naturale un elemento artificiale che non appartiene geneticamente al primo, ma che riappartiene dal punto di vista del simulacro, della simulazione, cioè si fa in modo che questo volto artificiale sembri appartenere a quella base di dati. E qui interviene il cosiddetto discriminatore, cioè il poliziotto dei volti, no? Che non esiste per fortuna ancora nella società, ma che invece esiste nelle reti neurali avversariali, cerca di discriminare i volti che appartengono alla base dati naturali, quindi prodotto di una combinatoria naturale biologica, i volti che invece non vi appartengono, che sono stati creati artificialmente. E dunque c'è questa competizione che comincia a scatenarsi tra un meccanismo generatore, che però è un generatore non biologico, un generatore digitale, quindi un generatore di volti, e un discriminatore di volti. E il generatore di volti cerca di sfuggire al controllo del discriminatore. Il discriminatore cerca di infliggere, di esercitare questo controllo rispetto al generatore, si contrappongono in una configurazione ideologica dell'outsmarting, cioè cercano di outsmart each other. E questo porta a costruzioni di volti sempre più verosimili. Ma che cosa significa sempre più verosimili? Sempre più verosimile significa che il discriminatore comincia a commettere sempre più errori. Il poliziotto dei volti comincia a non poter più riconoscere i volti naturali dai volti artificiali, i volti che sono biologicamente ricombinati dai volti che sono digitalmente ricombinati. Però, ecco, il discriminatore non siamo noi. Il discriminatore è una rete neurale.
una rete neurale che cerca di migliorare le proprie capacità discriminatorie in funzione dell'aumentare delle capacità generative della rete neurale contrapposta, no? Avversaria. Noi siamo spettatori di questa corsa, no? È come se, come dire, vedessimo due lottatori, no? Due lottatori di judo, è come se li vedessimo all'inizio bambini. No? E per cui fanno delle mosse che sono molto elementari, riusciamo a capire quello che faranno, riusciamo a capire quale sarà la reazione dell'altro, riusciamo molto bene a capire chi è il più forte, chi è il più debole, no? E poi è come se noi, spettatori di questa lotta, di questo incontro di judo, vedessimo poi miracolosamente crescere questi due ragazzini e diventare dei lottatori. Di judo, dei judoka, invece sempre più capaci, fino al punto che non riusciamo più a capire quali saranno le loro mosse, quale efficacia avranno, che tipo di strategia hanno, chi vincerà. Soprattutto non riusciamo più a capire, diciamo, di quale squadra sono i judoka, no? Perché cominciano ad assomigliarsi tantissimo, cominciano ad essere così. Come dire, influenzati l'uno dalla intelligenza dell'altro, che alla fine sono una sorta di gemelli, no? Allora, anche noi siamo in questa condizione rispetto alle reti generative avversariali, cioè siamo gli spettatori di un regime antagonista di produzione del senso, nel quale c'è un miglioramento progressivo che a un certo punto ci sfugge. Cioè, a un certo punto noi. Se siamo messi di fronte, come succede, insomma, di fronte a questi volti prodotti artificialmente, possiamo non riconoscere che sono dei volti artificiali, ma soprattutto dobbiamo fidarci se una macchina ci dice: no, guardate, questi volti sono artificiali, questi volti sono naturali. Quindi sostanzialmente dobbiamo fidarci di un discriminatore che è una macchina. Ben sapendo che questo discriminatore poi può essere a sua volta outsmarted da un generatore, pur sapendo che è molto difficile oramai distinguere i due judoka, cioè siamo molto incapaci di capire da che parte stiamo, no, in questa Sì, competizione. allora Quindi ci vedo sono. già delle splendide immagini che sono pronte per fare oggetto della nostra discussione. E do subito la parola alle professoresse Cristina Voto del Sassoro e il Sassoro Cristina Voto per una moltiplicazione anche di immagini, bellissima. Guarda, mi siamo riprodotti in Qui sono tanti la modi. Bim. Siamo per una giostra Per di. dare il via alla parte, diciamo, più interessante della giornata, che vedo per la professoressa Voto anche il suo mate inconfondibile, per dare ancora più slancio alla presentazione. Prego, prego, prego. Grazie Massimo. Niente, stavamo già facendo salotto all'ora del caffè con il nostro ospite, insomma, è anche simpaticissimo, insomma, quindi siamo triplemente contenti. Quindi quello che stavamo, insomma, dicendo e facendo un po' di archeologia, no? Ricostruendo, che poi è quello di cui si occupa il nostro ospite. No, non esageriamo dicendo che oggi siamo qua, prima di tutto grazie allo spazio che il professor Leone ci concede nel suo corso, ma anche perché l'idea di questi cronotopi del volto nascono perché assieme alla dottoressa Voto abbiamo ascoltato un podcast di un programma di Radio 3. Sì. Un post in cui, appunto intitolato Corpi senza nome, una serie di puntate dedicate appunto, presentate proprio dal team di Labanov, di cui il nostro ospite oggi, che si chiama Pasquale Poppa, che insomma è molto umile, quindi rifugge. Pompose presentazioni, così ci ha detto, però è un professore all'Università di Milano, è un dottore in scienze della terra e viene proprio in rappresentanza dello straordinario lavoro di Labanov, che appunto, come lui stesso ci spiegherà con molta più diciamo, proprietà di quanto abbia io, è un laboratorio di antropologia e deontologia forense appunto dell'Università del Sud di Milano.
E di cosa si occupa l'AVAL? Si occupa della ricerca sulla restituzione dell'identità. Pensate un po', insomma, che lavoro meraviglioso, no? Da tanti punti di vista questo laboratorio di ricerca compie. E quindi la ricostruzione dell'identità in che senso? In senso appunto archeologico e soprattutto forense, che è un po' il tema di cui il nostro ospite Pasquale Poppa ci parlerà oggi. Quindi l'intervento di oggi si intitola Declinazione dell'ambito del volto nell'ambito forense. Sappiamo appunto oggi che l'ambito forense richiede di competenze sempre più specialistiche e una di queste competenze è quella che deve fornire la ricostruzione, tra l'altro anche appunto del profilo biologico di cadaveri e naturalmente anche della ricostruzione facciale dei cadaveri. Ecco, insomma, senza profanare ancora con le mie parole, diciamo, l'ambito di ricerca, darei la parola immediatamente al nostro ospite, al professor Pasquale Poppa, che appunto abbiamo tantissima voglia di ascoltare. Sì, anch'io mi unisco, se posso, ai ringraziamenti. Per noi è un ambito di ricerca straordinariamente interessante. Tra l'altro, sottolineo agli studenti, alle studentesse, ai dottorandi e alle dottorande che è anche un dominio di straordinaria espansione. Non soltanto questa settimana mi sono arrivate dei titoli di nuovi libri o comunque di nuove edizioni di libri su questo argomento. Come sapete, noi approfittiamo anche di questo spazio per arricchire la nostra bibliografia, ma insomma, soltanto questa settimana mi è arrivato un volume di Cambridge University Press intitolato Studies in Forensic Biohistory, un altro intitolato Human Remains, un altro intitolato Evaluating Evidence in Biological Anthropology. Quindi, diciamo, è un ambito nel quale si sta producendo tantissimo. E poi la cosa interessante è che tutti questi tre libri avevano dei teschi in copertina. Quindi adesso sentiamo appunto il collega, il professor Pasquale Poppa, che è esperto nel settore e ci saprà fare da guida in questo ambito che è molto, molto in espansione, per noi molto interessante. Ringrazio, come sempre, il professoressa Soro e Voto per aver propiziato questo incontro. Allora, grazie mille per la fantastica introduzione. Ci tengo a precisare una cosa, non sono professore, grazie tante. Io sono, come Elsa ha un po' anticipato, io faccio parte del laboratorio di antropologia forense dell'Università di Milano. Lavoro qui praticamente dal 2001, cioè da quando mi sono laureato, e sono un tecnico di laboratorio con ormai una ventina di anni di esperienza alle spalle. Ringrazio innanzitutto per l'invito in un contesto che per noi non è così, diciamo, usuale, nel senso che noi siamo particolarmente legati al mondo, diciamo, al mondo della medicina, delle scienze mediche, quindi ci ha fatto molto piacere, accettare questo invito. Di cosa ci occupiamo? Allora, il laboratorio dal 1995 si occupa fondamentalmente di antropologia forense e nasce a Milano, diciamo, su impulso della professoressa Cattaneo, per ridare identità alle salme che usualmente arrivano presso il civico obitorio comunale e sono, diciamo, senza un nome, okay? Quelli che noi molto tranquillamente chiamiamo sconosciuti. Durante questi 20 anni il problema degli sconosciuti è rimasto praticamente intatto, se non che sono cambiate un po', diciamo, le tipologie sociali delle persone che ricadono all'interno di questo problema. 20 anni fa erano italiani senza documenti che per motivi vari si sono ritrovati tutto sommato ai margini, insomma, del contesto sociale come lo conosciamo noi, quindi hanno cominciato a vivere, insomma, per strada, e quindi a un certo punto, perdendo la residenza, il domicilio e tutto quello che ne confà, hanno perso anche il diritto poi all'aggiornamento dei documenti, e questo molto spesso li portava a non avere un documento, ma non essendo mai stati fermati dalla polizia o fotosegnalati,
le loro impronte non erano inserite in nessun tipo di database, per cui nella maggior parte dei casi questi soggetti appunto erano definiti sconosciuti. Nel corso di questi 20 anni, ovviamente, la tipologia di queste persone è cambiata fino ad arrivare ai giorni nostri, in cui la maggior parte delle persone che sono valutate, che sono considerate degli sconosciuti, appartengono ovviamente diciamo, quei soggetti che nella maggior parte dei casi arrivano da paesi stranieri, fondamentalmente dall'Africa, dall'Africa subsahariana, che sono privi di documenti di identità e di riconoscimento e pertanto appunto rimangono appunto senza identità. Da questo punto di vista, diciamo, il Comune di Milano dal 1995 è stato un po' il precursore di una serie di eventi che adesso si sono replicati nella maggior parte del paese, ma il Comune di Milano si prende carico della sepoltura di questi soggetti e lo fa mettendo a disposizione un'area di un cimitero molto grande localizzato nel nord, grosso modo a nord di Milano, che è il cimitero di Bruzzano, in cui le lapidi sono molto particolari. Sono particolari perché le lapidi offrono, diciamo, soltanto la scritta sconosciuto o sconosciuta. Erano delle lapidi particolari perché queste lapidi, diciamo, non presentano nessuna fotografia e riportano soltanto la scritta sconosciuto e sconosciuta con la data di morte. Che per il concetto che abbiamo noi, diciamo, il concetto della morte che abbiamo noi, è proprio la base del problema legato all'identificazione. Cioè l'identificazione serve primariamente per ridare dignità ai morti e soprattutto per eliminare quel particolare problema che ormai nella letteratura scientifica è identificato come ambiguous loss, cioè della perdita ambigua, cioè il fatto di riuscire a dare ai parenti che hanno perso un caro la certezza che questo soggetto è purtroppo morto, ma che serve in realtà ai parenti per concretizzare il lutto. La non certezza di non riuscire a capire se il proprio caro è effettivamente morto pone, diciamo, la famiglia e i sopravvissuti in un limbo sia squisitamente da un punto di vista burocratico. La mancanza di un cadavere e di una dichiarazione di morte blocca tutta una serie di procedimenti burocratici. Una delle nostre linee di ricerca è legata all'identificazione del volto. Sempre legato all'identificazione ovviamente dei morti appunto non conosciuti. Ma diciamo in questa ventina di anni ci siamo ovviamente poi specializzati in altre attività sempre legate all'identificazione sempre del volto. Scusatemi, ma. Ok, allora quello che vedete in questa fotografia, direi di partire direttamente con questo. Questo per capire quali sono, diciamo, i problemi e da dove nasce e ha preso vita l'identificazione del volto, soprattutto a scopi forensi. Questo fotogramma, come potete ben vedere dalla didascalia e anche dalla data nel fotogramma stesso, questo è uno dei fotogrammi, dei video degli imbarchi della mattina dell'11 settembre. Quello che vedete con la camicia blu e i pantaloni neri è uno dei terroristi, è Mohamed Atta, che si imbarcava su uno degli aeroplani che si sono schiantati sulle Torri Gemelle. Vedete come i servizi di sorveglianza nel 2001 negli Stati Uniti, negli aeroporti, fossero diciamo, di questa qualità. Diciamo, nel circolino è l'ingrandimento del volto di uno di questi terroristi. Vi chiedo una cosa, da questa parte sicuramente bisogna interagire. Vi chiedo una cosa, secondo voi, che cosa c'è in quel circolino che vedete in alto a destra? Mi descrivete quello che vedete? Il viso di Mohamed Atta. C'è un viso? La sagoma.
Voi riuscite a identificare due occhi, un naso, una bocca, orecchie? Diciamo che ci sono dei tratti che potrebbero, che normalmente sono attribuiti a un Ah, in viso realtà, o in cui noi vediamo un viso, perché ecco, magari glielo questo, attribuiamo noi. questo è già molto più interessante. Cioè, in questo ingrandimento c'è quello che per noi potrebbe essere un viso, perché noi sappiamo che, come dire, nella parte superiore di un corpo c'è una testa e su questa testa ci devono essere alcuni tratti somatici, diciamo, particolari, come appunto, o dovrebbero includere due occhi, un naso, una bocca e delle orecchie. Ma se io vi chiedessi, dov'è la bocca? Quanto è grande? Sta sorridendo, sta parlando, è chiuso, ha la bocca chiusa? Se chiedessi di che forma ha il naso, identificarmi con la matita esattamente i punti dove sono localizzati gli occhi, voi riuscite a dirmela questa cosa? Attribuiamo gli occhi nel punto in cui noi ci aspettiamo che gli occhi ci siano. Noi lo attribuiamo, ma noi non possiamo dire in maniera oggettiva che in questa fotografia ci siano tutti gli elementi che ci permettono di identificare un volto. Ci arriviamo perché la nostra testa, con il nostro cervello, con un'associazione, sa che lì ci dovrebbe essere un volto. Ma ovviamente la qualità di questo, se quel soggetto è, diciamo, uno dei massimi ricercati in quel momento degli Stati Uniti. Allora, da qui siamo partiti con una serie di studi che effettivamente ci hanno permesso di identificare alcuni caratteri interni ed esterni del volto, come appunto occhi, naso, bocca e capelli, linea della mandibola, che devono essere assolutamente valutabili in persone che per la maggior parte dei casi non sono familiari, no? E bisogna capire se si riconoscono, diciamo, di più queste persone da questi caratteri interni o da questi caratteri esterni. Adesso faremo un gioco. Tutti quanti insieme, spero. Ok, qui ci sono tre serie di elementi, d'accordo? Un naso, una bocca e degli occhi. Io vi chiedo se siete in grado in questo momento, da questa quantità di informazioni e da questa disposizione degli elementi, che non è assolutamente quella naturale, se riuscite a dirmi chi sono questi tre soggetti. Prima di tutto mi serve sapere se riuscite a capire se sono uomini o donne. Il primo a sinistra, secondo voi, è un uomo? È una donna, sì, anche in chat dicono tutti donna. Ok. Donna, donna, donna. Quello in centro è un uomo o una donna? Uomo. Quello a destra è un uomo o una donna? Direi uomo. Però ho sentito già un. Ok. Sono io. Di questi tre soggetti, qualcuno è già stato in grado di individuare un'identità? Il Io credo secondo è che Bush, sì. sia Bush, no? Sì, il secondo è Bush. Lo sguardo intelligente è inconfondibile. Sì. Ok, continuiamo, va bene? Aquilino. Ok. In questo modo, Certo. a sinistra, uomo o donna? Donna. In centro, uomo o donna? A Uomo. destra, uomo o donna? Uomo. Ok, è giusta la risposta. Donne. È giusta la risposta dubbiosa nel terzo. Ok, adesso facciamo un altro gioco. A sinistra, uomo o donna? Al Donna, centro, uomo o donna? A uomo, destra, uomo o donna? Ok, uomo. in base a questa slide, qualcuno è riuscito a riconoscere qualche altro protagonista di questo giochino? C'è Billy Crystal, no? Che è il Sì. terzo. Ok. Questo. L'energia giusto. Ok. Secondo voi, perché avete identificato subito George Bush e non avete identificato, se non adesso, Helen Hunt, vincitrice di premio Oscar, eccetera, eccetera, eccetera? Perché? Per via dello sguardo intelligente di cui parlava Massimo, No, credo. tra l'altro avete, diciamo, siamo stati in grado, penso quasi tutti, no, di riuscire a identificare George Bush da questa slide, dove ci sono soltanto alcuni elementi del volto, non c'è il profilo del volto e non ci sono i capelli, e soprattutto non sono in posizione anatomica. Quindi,
un livello di difficoltà particolare per il nostro cervello, d'accordo? Che però è stato in grado di trovare una caratteristica di quel volto e di riassociarlo, lo diciamo in maniera molto, diciamo, volgare, no? E di riassociarlo a una immagine presente nella testa di ognuno di noi e di accoppiarlo a George Bush. Questo perché Bush comunque è una figura che la maggior parte di noi ha visto quasi quotidianamente per un certo periodo della sua vita in TV, sui giornali, nei telegiornali, eccetera, eccetera. Billy Crystal l'abbiamo visto probabilmente per un periodo molto più corto, no? Probabilmente nel suo momento al culmine della carriera di Harry ti presento Sally, giusto? E invece Helen Hunt più o meno l'abbiamo vista, ma non, diciamo, pochi secondo me se la ricordano come diciamo, attrice particolarmente conosciuta. Il nostro cervello quindi è selettivo, quindi al nostro cervello non interessa avere un insieme di informazioni o averne tante per identificare. Per lui è importante riuscire ad avere qualcosa anche di piccolo, ma di particolarmente, scusate il gioco di parole, no? Identificativo. In questo caso per Bush sono bastati esclusivamente gli occhi. Ok? Ma è quello che facciamo noi, come dire, quotidianamente. Immaginatevi di essere, non so, d'inverno in una strada buia con poca luce, illuminata soltanto dai lampioni, e di vedere una sagoma dall'altra parte, diciamo, della strada, per capire se questa sagoma, ok, ci sta venendo incontro perché è qualcuno che conosciamo oppure ci sta venendo incontro perché ci vuole uccidere, d'accordo? La prima cosa che il nostro cervello fa è fare una selezione e capire se complessivamente quella sagoma è di qualcuno che conosciamo, d'accordo? Dopodiché, man mano che questa sagoma si avvicina, che questo profilo diventa più vicino e aumentano i dettagli, il nostro cervello incomincia a capire se magari quel cappotto, quel giubbotto sono di qualcuno che conosciamo, la camminata è di qualcuno che conosciamo, e man mano che i soggetti si questo soggetto si avvicina a noi, tendiamo a cercare una maggior quantità di informazioni nei dettagli che lentamente, diciamo, appaiono perché questo soggetto si avvicina, fino a quando non riusciamo appunto a guardarlo negli occhi e a capire se questa persona appunto è per noi un pericolo oppure no. Il nostro cervello è selettivo in questo senso. Quindi questa è la schermata, diciamo, complessiva, riepilogativa di questo giochino che ci permette di dire se effettivamente, cioè che ci permette di capire come il nostro cervello in realtà abbia identificato Bush, appunto, diciamo, nella prima fase di questo giochino, mentre invece altri soggetti abbiamo avuto la necessità di averli praticamente completi con il loro volto. Vi faccio un altro gioco, d'accordo? Questo sempre abbastanza interattivo. Mi dite, secondo voi, chi sono questi soggetti che vediamo in questa slide? Mi vedete sempre, mi sentite sempre? Io adesso ho un po' il Sì, terrore di. ti Ok. sentiamo. Ok. Allora, il primo soggetto a sinistra, chi è? In alto. Principe Carlo. Ok. In alto centrale? Woody Allen. In alto a destra? Ok. Bill Clinton. In basso a sinistra? La risposta è giusta. L'attimo di pausa in basso a sinistra è Saddam, sì. giusto. Qualcuno ha detto Saddam in chat, Sì, esatto. Secondo me. sei in confermo, bravissimo. Chiunque sia stato, complimenti. In basso centrale? Jack Nixon. Nicholson? Ah! Questo è il più No, difficile di Jack tutti, Nicholson. è Richard Nixon. E in Ah, basso a ok. destra chi c'è? Diana. Diana. Ok, ma la domanda che vi faccio è: e qui cosa avete usato per identificare? Qui non c'è neanche un elemento. Se fossimo oggettivi, dovremmo dire che queste sono sei nuvole di colore, di tonalità diverse, di colori diversi, ma non c'è un solo elemento per identificare. Quindi che cosa avete usato? Niente, nel senso che è stato il vostro cervello che ha associato a questi sei, ok, un'immagine, diciamo, che è racchiusa, no? Nel vostro, come dire, nel vostro ardiscone, nel vostro hard disk, e le ha associate a quello che assolutamente lui reputa una morfologia, un taglio di capelli, qualcosa di particolarmente, come dire, distinguibile, no? E che ha associato questa immagine, questa cosa assolutamente,
sfocata e che è veramente parificata a una nuvola colorata, a un soggetto assolutamente famoso. D'accordo? Andiamo avanti. Questi due chi sono? Mi sentite? Sì, Sì, ok, beh. state pensando. Allora, Bill Clinton in primo piano. Il secondo? Pure. Al Gore con mixato Carrozzino. con Bill Clinton. Ok, è esattamente così. Il primo è Bill Clinton. Il secondo è Al Gore con la faccia di Bill Clinton, d'accordo? E se vi facessi vedere invece questa? Allora, Bush, Dick Bush. Cheney con la faccia di Bush. Esatto. E Dick Cheney con la fascia di Cristo. Vabbè, voi siete troppo bravi perché avete una conoscenza della politica internazionale da almeno 20 anni, perché questi sono i giochini che faccio agli studenti del corso di antropologia e quindi solitamente ci cascano Oh, sono vecchio, sono vecchio. solitamente ci cascano e a sinistra mi dicono che c'è George Bush padre. Data la somiglianza e non riconoscendo invece il profilo del volto di Dick Cheney. Ok, facciamo un altro giochino, ok? Tipo quello fatto prima. Col numero uno chi c'è? Michael Jordan. Ok, il numero due l'abbiamo già visto, il numero tre lo saltiamo. Col numero cinque. Tom Hanks, dicono in chat. Tom Hanks, bravissimi. Ok, il numero sette. Elvis. Elvis e il numero 9 Robert Paul De Niro. McCartney. Paul McCartney. No, Paul McCartney no, stavolta proprio beccata in castagna. Dustin Hoffman. E Giusto. col numero 11 Cer. Cher. Ok, vedete che come vi riporta la didascalia, vi dice che maggiore la familiarità con l'immagine, maggiore è il riconoscimento nonostante la scarsa definizione. Però io vi chiedo, siete sicuri che il numero 7 è Elvis? Ah, ci sono certi tratti che pertinentizzano un'immagine che potrebbe essere quello di Elvis. In chat si dice sì, comunque. Ci sono ben tre sì, uno dietro l'altro. Oh, non ti sentiamo più. Mannaggia. E lo segnaliamo. Pupillo di Madonna. Ah, ok. Vi viene in mente qualcuno? Un cantante. Ti Ti abbiamo abbiamo perso per un prego. attimo. Ti abbiamo perso per un attimo, Ok, dopo ecco. Vi viene in mente qualcuno? Una pubblicità iconica di fine anni 80 di questo ragazzo che si toglieva i jeans in questa lavanderia automatica americana e che poi ha spopolato nelle classifiche con un singolo che si chiamava Each Time You Break My Heart. Se io vi chiedessi di provare a cercare le fotografie su Google di questo cantante americano di fine anni 80 che si chiamava Nick Kamen, scritto Nick Kamen, magari qualcuno se lo ricorda pure, e di confrontarle con questa nuvola. Diciamo il numero 7 che invece mi avete identificato con Elvis. Se avete i telefonini e volete provare a cercarlo, questo Nick Kamen, datemi un segno che mi sentite, però Sì, mi interessa. l'abbiamo, l'ho trovato. Sì. Io me lo ricordo, mi ricordo anche il video in cui veniva baciato da una ragazza enorme, che era una citazione Bravissimo, da bravissimo, Fellini in bravissimo. realtà. Ok, se io vi dicessi, ma beh, può anche essere Nick Kamen. Lui aveva diciamo molto la
l'aspetto, no? Di riproporre un po' l'icona di Elvis con i capelli ingellati all'indietro, le camicie colorate. Perché non è Nick Cannon? Perché lo avete associato a Elvis? L'incarnato di Sì, questo capita. bianco Questo bianco sparato. sparato, sì, esatto, Ma un po' no, stellare. in realtà la risposta è proprio, diciamo, nella didascalia. Cioè, l'abbiamo tutti collegato ad Elvis perché noi, Esatto. nel nostro immaginario collettivo, l'unico a memoria, diciamo, che supera anche le generazioni, no? Che però ha quel profilo e quell'atteggiamento o quella. Come possiamo, in questo caso non possiamo dire niente perché non riusciamo a capire neanche, anche qui non riusciamo a capire se sta ridendo o non sta ridendo, ha gli occhi aperti o gli occhi chiusi, no? Però poi questo insieme di, come dire, questo insieme di colori che vediamo qui nella figura numero 7 ci portano a dire che ci portano ad associare questo profilo a Elvis Presley. Quindi ancora una volta siamo in difficoltà perché non sappiamo come fa il nostro cervello a identificare. Sapete che, voglio dire, è l'identificazione come nei telefilm americani, la prima cosa che a primi fine anni 80, a metà anni 90 dicevano per identificare un sospettato è facciamo identikit. Però questa tipologia di associazione che abbiamo fatto adesso va assolutamente in contrasto con i concetti legati all'identificazione forense e soprattutto alla ricostruzione del volto tramite identikit. Perché che cosa ci fa ricordare? Come facciamo a riassociare un evento traumatico a un viso? È molto complicato e soprattutto in questo caso, come facciamo a identificare un viso che lo abbiamo fatto già una decina di volte, ma non abbiamo neanche un elemento somatico che ci permette di dire lì c'è un naso, ok? In questa slide, il primo a sinistra chi è? Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Ok. Il Ma è primo a sinistra? No, Jordan? in questa slide qui. Ah, vediamo quella di prima. Esatto, sì. Allora aspettate, vediamo un attimo. Ok, ora sì, è cambiato. Ok, qua. Ok. Ci devono essere sei volti, li vedete? Sì, Ok, il sei primo. volti molto stirati. Io non saprei conoscerlo e anche in chat ci sono vari non lo conosco. Sì, neanche io. Il primo a sinistra? Sì. Sì, era il primo a sinistra. Beh, Reagan, no? Ah, è Reagan? Pasquale, ci senti? Forse. Tutto a riconoscimento oggi, facciale, vocale. Adesso mi sentite? Ora sì, ora sì. Allora, riproviamo. Il primo a sinistra chi è? Donald Reagan. Ronald Reagan. Il secondo? È uno. Il secondo, anch'io non ricordo il nome. Adesso è più difficile, aumentiamo il livello di difficoltà. Il terzo? Beh, il Il principe principe Carlo. Carlo. Il quarto? Bush. Bush. Bush, il quinto Robin Williams. Robin E Williams. il sesto Woody Allen. è Woody Allen. E il secondo? Secondo sembra William Hart, però non sono sicuro. No, non è lui. No, no, non è. Anche in chat dicono sembra un attore, ma non ricordo, è un attore, ma non ricordo il nome. Complimenti prima di tutto, già soltanto per il fatto di aver capito che è un attore. È un attore di cui non vi dico il nome, ma vi dico dove l'avete visto l'ultima volta. L'ultima volta l'avete visto come coprotagonista in Pretty Woman. È il compagno di avventure di Richard Gere, che ha quello studio, diciamo, che compra e acquista le aziende per smembrarle. E lui ce lo ricordiamo in particolar modo in una delle scene finali
di Pretty Woman, in cui entra nella camera di Richard Dean e molla un ceffone sonoro gigantesco a Julia Roberts, facendola ribaltare sul divano. Quindi, complimenti per chi ha detto che è un attore, perché è veramente difficile trovarlo. Ma vedete, in questo caso la questione è, ok, qui le informazioni ci sono tutte, cioè c'è un naso, una bocca, degli occhi, però è assolutamente distorto, cioè quindi anche in questo caso il nostro cervello utilizza qualcosa di assolutamente strano per identificare, perché non ci sono più neanche le proporzioni. Questa che noi vediamo in realtà non è un volto, d'accordo? È una supposta, un siluro, una morfologia che non è un volto, eppure riusciamo a identificarci dentro, a riconoscere dentro qualcosa che ci permette di identificarlo come un soggetto vivente che abbiamo visto. Ok, questa cos'è? Questa la devo fare così. Questa è una fotografia, adesso ve la ingrandisco un po', ok, e vi chiederò di identificarmi. Lo vedete questo qua che circolo con la freccia? Michael Jackson. Michael J. Ok, questo? Stevie Wonder. Stevie Wonder, molto bene. Questo? Quincy Jones. No. Ray Charles. Comunque Ray in Charles. chat dicono concerto USA Africa. Bravissimi, però adesso ho bisogno di sapere i singoli. Ah, ok. Diventando miope. Anzi, mi sono confuso. Questo che sto cercando adesso è Stevie Wonder. Questo qui? Prof l'ha detto prima. Ray Quincy Charles. Jones. Ray Charles. Ok. Gary Charles. Vediamo un attimo. Questo qui? Questa qui? Questa vi ho aiutato io. Cyndi Lauper. Bravissimo. Prof le sa Grazie. tutte. Ma le sa veramente tutte. Ok, adesso vi faccio vedere la foto normale. Ok? Ecco. Quindi, bravissimi. Ah, la Bruce Springsteen. Esatto, Bruce Springsteen. Ok, quindi Michael Jackson, Stevie Wonder, Richard, Lionel Richie, ok? Cyndi Lauper, Tina Turner, John Bon Jovi. Ok, ce ne sono tantissimi. La domanda che vi faccio è: ma qui, come avete fatto a identificare? Che c'è anche un problema di cromia in questo caso. Cioè, Michael Jackson dal giubbotto. dal ricamato, il Poi ciuffo. vabbè, vi ho tagliato la fotografia perché era la parte più facile, ma Ah, beh. in questo caso sarebbe stato ancora più facilmente identificabile. Però gli altri, il prof è stato bravissimo a identificare Ray Charles e Stevie Wonder, d'accordo? Però la domanda che ci dovremmo porre è: perché, come abbiamo fatto, che cosa utilizziamo per identificare qui? Ad esempio, Bruce Springsteen, noi non l'abbiamo identificato in questa modalità, abbiamo identificato Cyndi Lauper. In questa modalità abbiamo identificato Bruce Springsteen abbastanza facilmente. Quindi è veramente complesso riuscire a capire che cosa utilizza il nostro cervello per identificare, d'accordo? Però per cercare di capire esattamente che cosa usa il nostro cervello, direi che è il caso di guardare questa presentazione. Volete fare un minuto di pausa? No, magari, cioè, tu voglia No, farlo un'altra. io vado andiamo perché avanti, andiamo avanti. ho È un sacco di roba da dire, divertentissimo. ho un sacco di roba da Troppo dirvi, e quindi. emozionante, infatti. Andiamo avanti, Allora, andiamo avanti. che cosa si usa per identificare? Allora, nessuno si è mai sognato di puntare all'identificazione dei cadaveri, soprattutto dei viventi, prima dell'avvento di queste meravigliose serial televisive. Ok? Cioè l'identificazione era veramente una cosa molto, molto di nicchia. Dopodiché, immagino che qualcuno di voi abbia visto almeno uno di questi cinque o degli altri mille serial televisivi, diciamo, presenti su questo, presenti, diciamo, dagli anni, dai primi anni 90 fino ai primi anni 2000. Qual è quello che vi piace di più? Ve lo posso chiedere?
In chat dicono Bones, CSI, CSI, vari CSI. CSI. Anch'io mi unisco con CSI, ma anche perché è l'unico che ho visto. Ok, e se invece vi chiedessi inoltre, secondo voi qual è quello più realistico? E soprattutto, qual è la difficoltà, qual è la differenza principale tra i serial televisivi e la realtà? Sempre a sensazione, ovviamente, che idea vi siete fatti? Guardo anch'io la chat perché sono curioso. CSI, Bones, CSI, CSI, ok. La velocità con la quale risolvono i casi, che nelle serie TV la fanno troppo facile, è più realistico forse Reese, ma forse a noi sembra un po' più realistico perché ci tocca un po' più da vicino dal punto di vista dell'italianità, ecco, però se dovessimo dare una valutazione, dovessimo fare una scala, probabilmente quello più fedele alla realtà è sicuramente Bones, d'accordo? Invece, per quello che riguarda che cosa c'è di veramente differente, direi che la risposta che la velocità con la quale risolvono i casi è assolutamente uno dei goal dalla realtà e la fiction, ma soprattutto la differenza fondamentale tra la realtà e la fiction è che nella fiction c'è il 100% di casi risolti. È una cosa assolutamente fuori statistica, d'accordo? Ci sono però altrettanto, in maniera altrettanto reale, delle differenze fondamentali. Perché anche se alla base di tutti questi telefilm, no, ci sono dei consulenti che spiegano un po' le tecniche di analisi di natura forense, ovviamente c'è una grandissima dose di spettacolarizzazione, d'accordo? Da che cosa lo comprendiamo che c'è questa alta dose di spettacolarizzazione? Facciamo un esempio. Quando, ad esempio, vogliono identificare un soggetto magari dopo un evento particolare, non so, stanno cercando delle prove per identificare qualcuno o per cercare un'informazione, molto spesso si affidano a questi circuiti di videosorveglianza, che loro recuperano e dai quali fanno una serie di indagini dal punto di vista, della qualità del filmato e delle immagini. Quelle cose assurde per cui, ad esempio, c'è la videocamera del negozio che dall'altra parte della strada inquadra gli occhiali a specchio del passante e all'interno degli occhiali a specchio viene aumentata la qualità dell'immagine fino a quando non si vede la targa della macchina che percorre la strada nell'altro senso, da cui sono stati esplosi, insomma, i colpi che poi hanno portato alla morte di qualche soggetto. Delle cose che assolutamente non esistono assolutamente né in cielo né in terra. Quindi questo è il grosso, diciamo, limite, legato ovviamente alle serie televisive. Ma questo ha dato sicuramente un impulso, okay? Un impulso alle attività di natura forense. Soprattutto ha fatto in modo di migliorare il concetto di identificazione, facendo progredire ovviamente l'aumento dei sistemi di videosorveglianza e la qualità, e soprattutto facendo progredire le tecniche che sono utili per combattere appunto l'incremento del crimine, per lottare contro la pedopornografia e soprattutto per l'uso illecito dell'immagine. Allora, Assolutamente. ditemi che cosa vedete in questa slide. Ci sono sei fotogrammi, d'accordo? Mi dite Esatto. che scena viene descritta. Ok. Un furto. Sì. Quanti soggetti? Due soggetti, uno Uomini o scivolo. donne? Due soggetti, un uomo e una donna. Scultura? Ah, no, in realtà no, forse nell'ultimo fotogramma lo scippato è un uomo.
Lo Ma scippato. il problema è la borsetta che noi attribuiamo. Esatto. Esatto, il problema è la borsetta che noi, voglio dire, assegniamo automaticamente al genere femminile. Se io vi dicessi, però, valutatemi l'immagine, diciamo, dello scippatore, no? Che io vi ho messo in basso, in grande. Questa è la qualità del filmato. Mi dite, uomo o donna? Sembra un po' Riccardo Scamarcio. È Quanti Riccardo. anni ha? Quanti anni ha? Lo È una 30-40, ne. scippatore? Sì. Qui in basso a destra? Quanti Atletico, sì. No, assolutamente occhi ha? io. Quanti Come? occhi ha? Ne avrà due. No, quanti occhi ha? La domanda è, allora, dal punto di vista forense, in aula. Se uno vi chiedesse quanti occhi vede su questo volto, Nessuno. nessuno è la risposta esatta. Nessuno è la risposta esatta. Com'è il naso? Ride o è serio? La bocca è aperta o chiusa? Quante Non si vede. orecchie avete in questo fotogramma? Nessun orecchio. Nessun orecchio, quindi è possibile identificare un soggetto qua dentro? No. Però attenzione, perché noi prima con la stessa qualità abbiamo identificato nuvolette e nuvolette e nuvolette di colori, anche in bianco e nero, anche con una cromia diversa. E allora dov'è la difficoltà? Perché il nostro cervello non può identificare qualcuno qua dentro, ma lo ha fatto prima? Difficile da spiegare alla corte. Mi seguite? Sì. Chi c'è qua in questo fotogramma? Un uomo. Un uomo, alto o Non saprei dire. basso? Quante orecchie ha? Una si vede. Una si vede, l'altra non lo Alcuna. sappiamo. Quante mani ha? Una la vediamo. L'altra non lo sappiamo. Ok. Sembra orientale. Esatto, in chat dicono che sembra orientale. Per il Sembra, però non capello, abbiamo tutte liscio. le discriminanti. In questo caso non riusciamo a determinare neanche l'altezza, no? Anche se la qualità è diversa dal fotogramma precedente. Questo è uno dei casi in cui, ad esempio, serve un esperto. Serve un esperto per identificare un soggetto che, però, ad esempio, sicuramente non permette una identificazione in maniera intuitiva. In questi 20 anni gli esperti come si sono, diciamo, sviluppati? Che professionalità hanno sviluppato, no? Per poter effettuare l'identificazione dei volti? Allora, sono solitamente dei gruppi di esperti che lavorano insieme e che si occupano di identificazione personale, di grafica, di ottica e anche di rilievi di natura topografica. In questa ventina di anni, per identificare un volto, si sono provati diverse tipologie di identificazione. Siamo passati da un confronto quantitativo a un confronto qualitativo a una più assolutamente efficace sovrapposizione di immagini. E adesso andiamo un attimo a vederle. Allora, il primo tentativo che si è fatto, diciamo, negli anni è quella del confronto di natura qualitativa, ok, cefaloscopica. Cioè si sono selezionate una serie di fotografie di soggetti con delle morfologie del viso, in questi casi vedete un'immagine presa da un atlante di identificazione della polizia tedesca, in cui appunto i volti sono raggruppati per categorie, no? Per cui al volto A è assegnato un'identificazione, una morfologia di natura ellittica, al B rotonda, al C ovale, eccetera, eccetera, eccetera. Vi posso chiedere, secondo voi, qual è il punto debole di una identificazione con un confronto qualitativo? Che cosa non può funzionare se uno cerca di identificare un soggetto utilizzando un confronto qualitativo come questo? Secondo voi, eh?
Perché non è detto che tutte le persone abbiano la stessa, come dire, la stessa idea intorno a cosa voglia dire ellittico. C'è un'analisi soggettiva, dicono in Sì, chat. sto, Oh, vedo il io la chat. citai, Assolutamente. perfetto. Assolutamente sì, cioè che quello che potrebbe essere, non so, ellittico per me, per un altro potrebbe essere, non so, romboidale, no? Che in realtà sono d'accordo, però potrebbe essere assolutamente così. Quindi la valutazione soggettiva di chi deve fare l'analisi influisce tantissimo sull'identificazione. D'accordo? Allora, per fare questo abbiamo provato in passato a fare anche un confronto di tipo qualitativo sulle fotografie, no? Cioè valutando in questo caso ovviamente non soltanto la forma del volto, ma ad esempio la forma di altre caratteristiche facciali. Qui vedete un caso vero reale, no? Di giurisprudenza. Reggersi solo su caratteristiche? Sì, certo, assolutamente. Qui vedete un caso reale di giurisprudenza, no? In alto le fotografie, 5 set di fotografie, assolutamente, anche questo confronto, anche questo commento della chat va benissimo. Le fotografie sopra di una sospettata, sotto le fotografie del soggetto ripreso nel circuito di videosorveglianza. Voi potete dire che mi servono degli elementi che mi permettano di identificarla e di dire che sono la stessa persona. Voi potreste dire che sono la stessa persona da un confronto qualitativo, cioè mi potreste dire che hanno la stessa forma del viso, la stessa forma del naso, la stessa forma degli occhi, delle ciglia e delle sopracciglia. E cosa mi potreste dire di queste due serie di fotografie? Il colore dei capelli che si intuisce come chiaro nel fotogramma potrebbe essere attribuibile a un biondo, però al di là di questo non È ti. brava Elsa, però diciamo che la tua affermazione è perfetta, no? Nel senso che il colore dei capelli si attribuisce un chiaro sotto, ma se dovessimo dirlo in maniera oggettiva, quello sotto è un filmato in bianco e nero. Quindi se quella sotto avesse i capelli totalmente bianchi, noi non possiamo saperlo. Se li avesse azzurrini, non possiamo saperlo, o rosini, non possiamo Non saperlo. li ha Eppure, neri. comunque il colore dei capelli non è una discriminante. Dal punto di vista identificativo. Noi stiamo parlando di morfologia del volto, giusto? Sì. Ok, quindi in questo caso il confronto qualitativo per dire se due soggetti sono o meno la stessa persona assolutamente non va bene. Siamo quindi passati negli anni a un confronto di tipo, una tecnica mista di tipo quantitativa-qualitativa. Questo è quello che ne è saltato fuori però, cioè nel corso degli anni, vedete le due immaginette blu e rosse, d'accordo? Sono due pentagoni di due volti, due pentagoni rovesciati con due volti che sorridono, che, dire, così a freddo potrebbero sicuramente, se non essere uguali, somigliare. Ma solitamente dal punto di vista forense quello che viene chiesto è se due soggetti sono o meno la stessa persona, no? Quindi quello che abbiamo provato a fare, una cosa assolutamente molto, molto semplice, è la sovrapposizione di queste due forme. La sovrapposizione ci permette di dire se queste due forme sono identiche oppure no, al netto dell'errore che si faceva prima, no? Cioè al netto della soggettività dell'operatore. Se io metto questo pentagono su questo pentagono blu su questo rosso e li sovrappongo in questa immagine che c'è a destra, tutti quanti possiamo dire che non sono la stessa morfologia del volto, d'accordo? Adesso facciamo un giochino. Ci sono due soggetti, ok? Vedete due serie di fotografie, questa in bianco e nero. Metto un attimo così posso usare il mouse, ok? Questo soggetto, queste foto, scusate, questa foto e questa foto sono dello stesso soggetto e questo soggetto ha queste altre tre fotografie. E io vi chiedo, secondo voi sono la stessa persona? Vediamo un po'. Questi due qua sono la stessa persona? Forse l'orecchio ha un L'orecchio
È simile a una forma Però, simile. c'è un concetto di similitudine che dal punto di vista forense in aula non è ben accetto, perché il legislatore ti chiede: è lui o non è lui? Quindi non abbiamo più, dobbiamo uscire da una zona di ambiguità del però ci assomiglia. E però ci assomiglia non è una risposta sufficiente per un giudice che deve valutare. Ok? Allora, in questo caso, questo è uno dei primissimi casi di sovrapposizione facciale che avevamo fatto, vedete che nella immagine di destra i volti dei due soggetti sono sovrapposti, facendo combaciare grosso modo i principali elementi anatomici, quindi l'orecchio, il naso e gli occhi, e vedete che qui ci sono due righe, una rossa e una verde, okay, che marcano un po' i profili delle due fotografie, soprattutto dello zigomo. Okay? Vedete come ci sia il soggetto, questo nella foto a colori, che ha un profilo che è quello rosso, un profilo dello zigomo, che è molto marcato rispetto al profilo dello zigomo del soggetto in bianco e nero, che è quello verde. Ok? Lo vedete? Sì, sì, Ok. sì, In sì. tutte le fotografie, vedete, sono stati evidenziati altri elementi, no? Anatomici, in questo caso la mandibola, qua in questa sovrapposizione, ok? E in questo caso, okay, il profilo del naso, sempre con la sovrapposizione dei due soggetti. Quindi in questo caso è stato possibile definire che queste due persone, queste due set di fotografie non appartenevano allo stesso individuo. Poi la tecnologia è un po' migliorata, abbiamo superato il confronto della sovrapposizione fotografica e siamo passati alla sovrapposizione tridimensionale tramite acquisizione del volto con un laser scanner. Quello che ne è venuto fuori sono sicuramente è sicuramente ecco qua. Quello che ne è venuto fuori è sicuramente una tecnica di sovrapposizione tra volto del sospettato, preso in questo caso come scansione tridimensionale del volto e come fotografia del soggetto, che è migliorata perché perde diciamo, tutta quella parte di valutazione soggettiva della posizione e dell'orientamento dei due volti, riuscendo quindi a fornire una sovrapposizione che dal punto di vista tecnico, anche in questo caso, è priva di soggettività, di valutazione della soggettività dell'operatore. C'è però ancora un grosso problema. Vi ricordate che prima vi avevo chiesto: sì, però noi come facciamo a identificare uno che, ad esempio, un soggetto, un criminale, qualcuno che è stato fermato perché, non so, ci ha strappato la borsetta piuttosto che, insomma, ci ha compiuto un reato, è entrato in casa, l'avete visto mentre vi rubava qualcosa? Ma l'avete visto per un secondo, no? E solitamente il trauma legato a un evento violento altera un po' la nostra percezione. Come facciamo poi a identificarlo con certezza all'interno dei, ad esempio, dei libri o delle fotografie che ci vengono mostrate alla stazione della polizia o al comando dei carabinieri? Rischiamo di proiettare sopra una delle fotografie che ci fanno vedere, rischiamo di proiettare qualcosa, diciamo il ricordo di qualcosa che ci è un po' più familiare e conosciuto, e potremmo anche sbagliare a indicare il soggetto che ha compiuto un reato nei nostri confronti. Ad esempio, che cosa vedete in questa slide? Cosa c'è in basso a sinistra? Bravissima, Un rubinetto. rubinetto. In basso a destra? Ok. Telecomando, forse. Ma che cosa ci ricordano tantissimo queste forme? Due facce, c'è cioè un fenomeno Giusto. pareidolico, no? Esatto.
Il problema della pareidolia, no? Cioè della proiezione nei confronti di qualcosa che un volto non è, in questo caso un volto non è, ma il ricordo, l'associazione mentale che questi elementi così distribuiti ci facciano ricordare appunto qualcuno, ci facciano ricordare un volto, no? Perché abbiamo detto prima che il nostro cervello identifica, proietta, diciamo, la certezza che ci siano due occhi, un naso, una bocca con determinate caratteristiche spaziali e diciamo, somatiche, per cui dove viene ritrovato una sequenza di elementi molto simile, quello che vediamo assolutamente è un viso degli elementi che diciamo, appartengono a un viso. Questo è uno degli errori che si possono commettere durante, ad esempio, appunto, l'identificazione di un soggetto. E che molto spesso portano a un'errata identificazione. Noi proiettiamo su una fotografia che ci fanno vedere il ricordo di qualcosa o di qualcuno passato, che magari non è stato assolutamente l'artefice del reato, d'accordo, ma che viene in quel momento, come dire, associato mentalmente a quello che stiamo guardando. Per dirla in parole molto più semplici, a quanti di noi è mai capitato di salire su un mezzo pubblico, ok? Di incrociare lo sguardo di qualcuno o di qualcuna e di dire: ah, io però quello lì l'ho già visto da qualche parte. Quante volte è successo? Un sacco. E ci sono passate magari 2 o 3 giornate in cui abbiamo cercato di ripensare al momento e al posto in cui abbiamo visto quella determinata persona, no? Che magari abbiamo incontrato, che ne so, una sera in un locale, piuttosto che in discoteca, al concerto allo stadio, insomma. Quindi persona che sicuramente noi non conoscevamo, ma il cui dettaglio ci ha sicuramente colpito in qualche modo. Qualche particolarità del suo volto è rimasta immagazzinata nella nostra mente e che ritorna soltanto nel momento in cui questo ricordo viene stimolato. In questo caso viene stimolato dal rincrociare la stessa persona. Ma come si diceva prima, no? Come diceva prima Elsa, che giustamente, o qualcun altro che aveva risposto, diceva quando ci capire se in quei volti ci fosse qualcosa di conosciuto. E come facciamo a non come facciamo a sapere di non sbagliare quando riproiettiamo un ricordo sopra un volto che non è nitido, no? E quindi lo associamo a qualcosa che è nella nostra mente. Insomma, è una cosa complicata, no? Insomma, mischia un po' i concetti di metrica del volto, di caratteristiche somatiche e soprattutto di come dire, dei percorsi mentali che ci portano a identificare. Quindi l'identificazione non è soltanto dal punto di vista tecnico, no? Un mero riconoscimento della forma di un oggetto, ma è anche tutto il processo mentale che ci porta ad associare questa forma a qualcosa che ricordiamo. Alcuni dei problemi più grandi legati all'identificazione, ovviamente, sono le variazioni delle caratteristiche facciali, no? In questa diapositiva potete vedere due fotografie dello stesso soggetto che però si è sottoposto a interventi chirurgici per cambiare la morfologia del volto. Se li incrociassimo prima e dopo questi interventi chirurgici non lo riconosceremmo perché i profili sono fortemente, le morfologie sono fortemente, fortemente alterate. Ok, adesso vi faccio un altro gioco. D'accordo? Anche in questo caso è un'attività forense reale. Ok? Allora, chiameremo questi tre soggetti. Questi tre soggetti li chiameremo in alto a sinistra l'uomo col cappellino da pescatore, in alto a destra l'uomo col cappellino di lana, d'accordo? E in centrale, dove vedete anche tutto il set di fotografie, il signore senza capelli. Ok? Quello che vi chiedo è, secondo voi, d'accordo? Attenzione perché la domanda è molto
come dire, stretta nelle risposte. Secondo voi, il signore col cappellino da pescatore e il signore senza capelli, avete tre opzioni. Sono la stessa persona, non sono la stessa persona, si assomigliano. Aspetto pareri a pioggia. Si assomigliano, direi, senz'altro. Anch'io direi si assomigliano. Si assomigliano molto. Ah, qualcuno mi dice sono la stessa persona. Ok, però direi che, allora, dalle risposte che sto leggendo, direi che anche se molti di voi stanno dicendo si assomigliano molto, qualcuno ha anche detto, qualcuno, un paio di mi hanno detto non sono la stessa persona, e qualcuno mi ha detto invece assolutamente sono la stessa persona. Adesso vi faccio la stessa domanda nei confronti del signore senza capelli e del soggetto col cappellino di lana in alto a destra. Secondo voi si assomigliano? Sono la stessa persona? Non sono la stessa persona? Non sono la stessa persona? Mi dicono non sono la stessa persona? Io continuerei a dire che si assomigliano. Sì, anche che si assomigliano? Si assomigliano? Sono la stessa persona? Quindi anche in questo caso direi una platea che non ha uniformità di giudizio, nel senso che per molti si assomigliano, per qualcuno sono la stessa persona, per altri non sono la stessa persona. E invece vi chiedo adesso i due signori con i cappelli, nella prima parte, quindi cappellino da pescatore e cappellino di lana, se si assomigliano, sono la stessa persona oppure no. Non sono la stessa persona. Io avrei detto che sono la stessa persona. Qualcuno diceva non sono la stessa persona, sono la stessa persona. Sono la Si stessa persona. assomigliano molto, se non altro. Nessuno mi ha ancora scritto che si assomigliano molto. Vedo che abbiamo. Ecco, qualcuno mi dice che si assomigliano. Molti, però, devo dire, in questo caso mi dicono o sì, è lui o no, no, assolutamente non è lui. Allora, vi spiego un attimo il caso, no? Così almeno potete pensarci. Dunque, il signore senza capelli, che vedete in questa slide, è un rapinatore, ok? Un rapinatore seriale, al quale sono state attribuite una cosa come una settantina di rapine. Grosso modo nella provincia di Brescia, parliamo di più di una ventina di anni. Alcune di queste rapine avevano, alcune di queste banche avevano circuiti di videosorveglianza all'interno della bussola. Vedete quelle sono le bussole, le porte che girevoli che vi permettono di accedere in bagna, che hanno, in banca, che hanno catturato queste immagini. Quello che diciamo veniva chiesto è se potevamo dire con certezza che questo soggetto aveva effettivamente rapinato tutte queste 76 banche. Perché? Perché c'è un motivo. Lui si dichiarava colpevole di poco più di, anzi, per poco meno di una decina di rapine, d'accordo? Ovviamente mi capite perfettamente se vi dico che un conto è essere condannati per un poco meno di una decina di rapine, un conto è per essere condannati per una settantina di eventi sempre simili. Quindi in questo caso l'identificazione non è legata soltanto a, scusatemi se la semplifico così, no? Non è semplicemente legata al concetto di è bravo o è cattivo, ma è anche legata al concetto della giusta pena, cioè la pena deve essere commisurata realmente al tipo di reato che è stato perpetrato. Quindi se uno ha commesso 10 rapine deve essere condannato per 10 rapine e non per 76. Ci siamo? Allora, per fare questo abbiamo provato un approccio di tipo metrico che abbiamo visto essere assolutamente scadente e alla fine abbiamo optato per un approccio di tipo di sovrapposizione, d'accordo, di fotografie e soprattutto di scansione tridimensionale. Allora, quello che vedete è la sovrapposizione tra i profili del signore pelato e dei rispettivi signori con i cappellini. La sovrapposizione dei profili, dopodiché il profilo del volto del soggetto, la fotografia del soggetto è stata eliminata, ma è restato lasciato, diciamo, in risalto il profilo del volto. Ok? Come potete vedere da questa diapositiva, vedete come il profilo del volto del signore senza i capelli non si sposi assolutamente con il signore col cappellino da pescatore, e invece si sposi perfettamente con il profilo del signore col cappellino di lana. Vedete? In basso a destra e in alto a destra. Riuscite a vederlo? Sì. Sì. Ok.
Per essere più sicuri poi e per togliere il problema appunto della soggettività dell'orientamento, abbiamo fatto a questo signore anche una scansione del volto, una scansione tridimensionale del volto, d'accordo? E anche in questo caso lo abbiamo sovrapposto e l'abbiamo sovrapposto e anche in questo caso abbiamo evidenziato il contorno per poi togliere la sovrapposizione in modo tale da orientare diciamo, il volto, il modello 3D nella stessa posizione in cui era orientato il volto. Anche in questo caso vedete come il volto la sovrapposizione si abbia un perfect match con il volto del soggetto col cappellino di lana, invece non abbia assolutamente match con il signore col cappello da pescatore, dove ancora maggiormente diciamo, si vede soprattutto nello spostamento della posizione dell'orecchio come gli elementi anatomici assolutamente non rientrano. Quindi in questo caso l'identificazione dal punto di vista forense del vivo è stata utile, d'accordo, per combinare ovviamente la giusta. Adesso vi faccio un altro esempio. Vi faccio vedere un altro esempio. Mi dite che cosa vedete in questa diapositiva? Un uomo che Che cosa abbraccia ci un dice? albero. Okay, un uomo che abbraccia un albero. Allora, non ci soffermiamo sulle attività che ognuno di noi può fare durante il proprio tempo libero, d'accordo? Quindi se uno ha voglia di abbracciare gli alberi, abbraccia gli alberi, ma rimaniamo concentrati sulla diapositiva perché in questa parte bianca che vedete sulla sinistra c'era un testo di una compagnia assicurativa. Quindi questa è la foto utilizzata per una campagna pubblicitaria, ok? Dopo un po' di tempo, diciamo, legato a questa fotografia che c'era arrivata, unita a una richiesta di risarcimento per un uso improprio dell'immagine. Ci viene quindi consegnata questa e ci viene consegnata la fotografia che vedete in basso a destra. Vedete tutti? Ok. E questo signore in basso a destra ci dice: hanno usato la mia fotografia per questa pubblicità. Adesso, quello che io vi chiedo è: questi due soggetti sono la stessa persona, non sono la stessa persona o si assomigliano? Io direi che si assomigliano, ma non sono la stessa persona. Non sono la stessa persona, non sono la stessa Sì, persona, si assomigliano. direi che non sono la stessa Non persona. sono la stessa persona, sembra finto, ok? Non sono la stessa persona, possibile che ci sia, non sono la stessa persona. Oh, mi sono perso il commento di della persona che mi diceva, possibile che ci sia, e poi non ho fatto in tempo a leggere. Non Loro sono la dice stessa persona, non sono. che diceva. Ok. Possibile ci sia Diceva, stato un scusami. lavoro di e diceva possibile ci sia stato un lavoro di editing. Possibile che ci sia stato un lavoro di editing su Photoshop. Se io vi chiedessi, ok, questa è la fotografia in grande, ok, che questa persona ci ha spedito. Dopodiché abbiamo detto, va bene, allora facciamo una cosa, per capire se tu sei veramente la stessa persona, vieni cerchiamo di fare una scansione 3D e cerchiamo di sovrapporlo così vediamo se effettivamente sei la stessa persona. Soltanto che a un certo punto della storia appare questo soggetto. Allora io vi chiedo, questo soggetto qui e quello sopra si assomigliano? Sono la stessa persona? Non sono la stessa persona? Pareri? Quindi la storia qua si ingarbuglia. Quest'altro Non sono la stessa caso è persona? diverso. Si Si assomigliano molto di assomigliano. più, io direi. Non so se sono la stessa persona, però. Si assomigliano di più questi due o i due che si abbracciavano agli alberi, secondo Io direi i primi due, però. voi? Qualcuno Io dice i e primi secondo due, te. i due prima, qualcuno dice i due adesso. I primi due, qualcuno mi dice si assomigliavano molto i primi due, i due prima. Siamo, io direi, quello nel riquadro e quello di prima ha proprio una roba cross, ok? Ok, direi che quello che emerge, diciamo, dalle vostre valutazioni è esattamente lo stato dell'arte dell'identificazione in Italia, cioè esattamente non sappiamo di cosa stiamo parlando.
Il problema è che, essendosi presentato questo soggetto, cioè quello nel riquadro, abbiamo dovuto fare la scansione a questo soggetto. Quindi è stata fatta la scansione tridimensionale del volto e questo soggetto nel riquadro è stato sovrapposto alla prima fotografia del soggetto che abbracciava l'albero. Vedete nell'immagine a destra, come abbiamo fatto precedentemente, con questa tecnica, diciamo, sono stati sottolineati i margini delle strutture anatomiche principali, quindi dimensione del cranio, occhi, naso, bocca, e vedete che la corrispondenza è nulla. Ci siete? Allora, praticamente questo signore qui che vedete nel box ha preso una sua fotografia che abbracciava l'albero, che è quella superiore, ok? E l'ha photoshoppata come fosse la fotografia del primo signore che abbracciava l'albero. Quindi questa che vedete in basso a destra è la fotografia di questo signore qua, ok? Photoshoppata per assomigliare a quel signore che vedete in alto a sinistra. Ok? Signore che è stato mandato a casa molto velocemente nel tentativo di fregare l'assicurazione. Ok? Infine, direi l'ultima cosa, poi lasciamo spazio a due domande se avete delle domande. Il problema dell'identificazione personale in ambito forense, e quindi dell'identificazione del volto e di come si identifica appunto un volto, ha avuto, se è vero che ha avuto inizio grazie a diciamo, le scosse, no? Alle cose che si sono viste in quei serial televisivi di cui abbiamo parlato a metà dell'intervento, che è vero che sono degenerate proprio a causa di quegli stessi serial televisivi. Se io vi chiedessi per favore di dirmi che cosa vedete nella fotogramma che vedete in alto al centro, dove ci sono molte persone, che cosa vedete? Giovane che lancia un oggetto, In basso, questo nel fotogramma in alto, eh? un bar, il dehors di un bar con varie Bar, persone. varie persone, d'accordo. E in basso a destra, in quel fotogramma lì, lo vedete? C'è qualcuno, diciamo, Particolare. che qualcuno, esatto, intende fare una cosa che ritrovate un po', diciamo, nel fotogramma che c'è qua in basso. Se io vi chiedessi cosa sta facendo? Sembra che stia lanciando una bottiglia. Alzato. Ok, Sì, sembra che stia esatto, lanciando. c'è una bottiglia. Esatto, sembra che stia lanciando una bottiglia. Allora, se io vi chiedessi uomo o donna? Io direi uomo. Sì, un Giovane ragazzino. Per il corpo. o vecchio? Giovane. Giovane. Perché? Andiamo Penso avanti. ti Sembra un po'. trascesi lì. Il fatto che sia esile non vuol dire che sia giovane. No, però sembra un po' più basso, forse, ho una mia impressione rispetto a, dico, nell'immagine più grande, rispetto alle altre persone. Ma non vediamo i piedi, non vediamo nulla, non possiamo neanche dire. Effettivamente, se io vi facessi la domanda, ma è alto o basso? E voi mi dovreste rispondere, non si può dire. Quanti occhi ha? Vediamo. Uno ne vediamo, Lo esatto. vediamo, l'altro non si sa. Il L'altro naso si sa. c'è? Naso no. Il naso no. La bocca? Neanche. No. Allora, sapete, questo è un caso, le proporzioni generali sembrano diverse rispetto a un ambito. Allora, il sembrano però è sempre un problema grosso in ambito forense, perché la soggettività di un perito o di un consulente può essere assolutamente, come dire, può assolutamente rendere attaccabile una valutazione ai fini forensi, cioè quello, come si diceva prima, no? Quello che è tondo per me può essere ovale per qualcun altro, quindi non possiamo esprimere un giudizio soprattutto di identità legato sulla soggettività e basato sull'esperienza, d'accordo? Quello che vedete è un circuito di videosorveglianza che ci arrivò da un magistrato sloveno, d'accordo, che chiedeva per favore di identificare il soggetto che vedete nel fotogramma
nel fotogramma in alto a destra, ok? In basso a destra, scusatemi. E noi gli abbiamo dovuto dire che non era possibile effettuare questo tipo di identificazione, ma lui insisteva dicendo: ma io in realtà sono abbastanza convinto che si possa fare perché l'ho visto in CSI, che se lì per lì, diciamo, l'osservazione fa abbastanza ridere, in realtà quello che viene più spesso denominato, come vedete in basso a sinistra, come effetto CSI, è oggetto di pubblicazioni scientifiche ormai da un decennio. Cioè, adesso possiamo anche togliere la condivisione e torno col mio faccione, ok? Cioè, il concetto, no, che le scienze forensi, soprattutto in ambito identificativo, possano da sole risolvere un caso, okay, è entrato lentamente nei primi anni 2000 nella testa soprattutto di chi doveva utilizzare le scienze forensi per risolvere un caso. Cioè non era più l'esperto, okay, che tramite l'utilizzo di tecniche, tramite, diciamo, il lavoro di tipo scientifico permetteva l'utilizzo, ad esempio, dell'identificazione del volto per identificare due soggetti. No, era proprio la scienza, cioè il software. Ad esempio, questo giudice sloveno ci diceva: sì, ma io ho visto che c'è un programma che se tu gli metti dentro una foto, okay, ti migliora la qualità della foto all'infinito fino a quando non saltano fuori i tratti somatici del soggetto. E noi abbiamo dovuto spiegargli che quello si vede soltanto nei telefilm, d'accordo? Non esiste un software di questo tipo, tanto più che quando si lavora in ambito forense, le modifiche effettuabili sulle fotografie, non, cioè, le fotografie non possono essere alterate durante le attività di valutazione, okay? Perché alterando il materiale originario, ancora una volta, vuol dire che si arriva a una soluzione, si arriva a una soluzione, a una valutazione del materiale che non è più quello oggetto del caso. Se voi prendete una fotografia e la alterate, poi non potete dire: è come adesso che l'ho alterata, vi posso dire che è così. No, questo non funziona, d'accordo? Così come appunto si stava dicendo, non funziona questo discorso del software che metti dentro una fotografia e, come dire, e ti estrae o ti migliora qualitativamente la qualità di un fotogramma all'infinito. Certo, i software diciamo basati sulla identificazione, basati sul riconoscimento facciale, ormai fanno parte delle nostre vite, però se ci pensate, diciamo, tutti questi lavori di identificazione che ormai appunto vanno avanti dai primi anni 2000, fine anni 90, primi anni 2000, e che hanno collezionato, soprattutto dal punto di vista scientifico, centinaia se non migliaia di fotografie di soggetti, hanno poi dato vita diciamo, alle cosiddette intelligenze artificiali che sono in grado di identificare i volti. Come sono cambiati in questi anni questi software che sono legati all'identificazione del volto? Sono cambiati che nei primi anni 2000 avevate le macchine fotografiche, quelle piccoline, compatte, per cui quando facevate una foto e facevate il prescatto, la macchina fotografica era in grado di mettere a fuoco il volto del soggetto rispetto alla scena circostante, no? Utilizzando un algoritmo che le permetteva di identificare qualcosa che assomigliava a un volto all'interno del contesto. Dopodiché questi algoritmi sono sicuramente migliorati e, diciamo, adesso abbiamo nella nostra quotidianità l'esempio più lampante sono gli algoritmi che permettono di bloccare il vostro telefono tramite il vostro viso, no? Il Face ID di Apple è basato su questo, su un algoritmo che semplicemente scompone, non utilizza la vostra fotografia, attenzione, ma scompone la vostra fotografia e i vostri tratti anatomici, la scompone in un algoritmo
Per cui quando ci rimettete la faccia davanti, lui è in grado, tramite alcuni parametri, di ricostruire lo stesso algoritmo. Lui non usa la foto per identificare e per sbloccare il vostro telefono. Ma diciamo, in questo momento il Face ID di Apple è sicuramente l'algoritmo migliore per le identificazioni facciali. Poi in realtà di utilizzo, diciamo, di volti veri e propri ce ne sono pochi. L'utilizzo di volto, diciamo, nell'attività quotidiana non è utilizzato, cioè l'utilizzo vero e proprio della fotografia del volto di un soggetto non è utilizzabile. Tutto viene sempre scomposto, diciamo, a un algoritmo matematico. Quindi l'identificazione, perché l'identificazione di volti è assolutamente ancora un argomento complesso. Faccio questo, lo chiudo e poi ve lo manderò tramite Cristina. Si diceva poco fa, no? Dicevamo, non è sufficiente quando si è in corte durante una identificazione dire che un soggetto assomiglia ad un altro, d'accordo? Non è sufficiente perché quello che la corte richiede è sempre una certezza dell'identità. Nel corso degli ultimi 20 anni, ad esempio, io non so se c'è qualcuno parente o amico di qualcuno che lavora nelle forze dell'ordine, spero di non dire niente di particolarmente compromettente. Dunque, nel corso degli ultimi anni, quasi tutte le cause che ci hanno visto contrapposti alle forze dell'ordine in ambito di valutazione dell'identità di una persona ripresa nei circuiti di videosorveglianza ci hanno visto vittoriosi e hanno visto, per esempio, le forze dell'ordine perdere per un motivo abbastanza semplice, cioè le forze dell'ordine hanno ormai da più di 20 anni una classificazione legata all'identificazione dei soggetti che è suddivisa a gradini. E viaggia in percentuali di somiglianza, cioè in percentuali di compatibilità. Loro dicono poco compatibile, abbastanza compatibile, molto compatibile, altamente compatibile. Cioè loro viaggiano sulla compatibilità e sulla somiglianza dei soggetti. Per cui loro dicono: ma sì, questi due soggetti io non vi posso dire che sono la stessa persona, però vi posso dire che sono altamente compatibili, fortemente compatibili. Ma che cosa vuol dire? Non ha una valenza forense, perché se la richiesta è dimmi se questi due soggetti sono la stessa persona, le uniche due risposte ammissibili, ma dal punto di vista scientifico, sono sì, sono la stessa persona, no, sono due persone diverse. Non possiamo viaggiare in termini di percentuali di compatibilità. Per cercare di far capire ancora meglio questo alla corte, noi abbiamo, e questo ve lo manderò, abbiamo fatto una decina di anni fa uno studio pilota sui gemelli. Ok? Perché abbiamo detto sui gemelli omozigoti, ovviamente. Abbiamo detto chi più di un gemello omozigote può essere simile a un altro gemello omozigote? Bisogna cercare di quantificare la somiglianza tra due gemelli omozigoti. Lo stesso sesso, quindi ovviamente due maschi, due femmine, la somiglianza di un gemello omozigote, perché nel momento in cui noi riusciamo a quantificare che le differenze tra due gemelli sono all'interno di un certo range, possiamo dire che l'unica persona, cioè che due soggetti o si assomigliano all'interno di quel range e quindi sono o la stessa persona o hanno un gemello, altrimenti sono due persone differenti. D'accordo? Questo studio pilota, per adesso è stato pubblicato soltanto la parte legata alla sovrapposizione tridimensionale del volto, ha portato tra l'altro alla scoperta di una serie di cose assolutamente interessantissime, cioè i gemelli hanno impronte digitali diverse, morfologia delle orecchie diverse, forma dell'iride diversa, forma degli elementi dentari diversa, e quindi anche se diciamo, due gemelli omozigoti dovrebbero condividere l'aspetto e forse anche altri elementi di natura morfologica, in realtà i gemelli omozigoti sono molto differenti tra di loro per tutta una serie di caratteristiche, non soltanto somatiche, no? Ma anche fisiche. Quindi la forma dell'iride
e le impronte digitali sono sicuramente l'esempio più importante di differenza tra i gemelli omozigoti, oltre alle morfologie, oltre a una variazione di morfologie del volto che siamo riusciti a quantificare, e un articolo appunto che abbiamo pubblicato non molto tempo fa, che poi vi faccio vedere. Quindi tutto questo adesso finisco, così lasciamo spazio a qualche domanda se c'è. Questo paio di ore che ci hanno quindi visto insieme in maniera alternata, e che grosso modo dovevano cercare di farvi capire come funziona l'identificazione personale dei soggetti, soprattutto dei soggetti viventi, porta semplicemente a una conclusione, cioè che l'identificazione personale di un soggetto è oggettivamente un casino, ok? Perché è difficilissimo riuscire ad avere la certezza dell'identità nei viventi, figuratevi nei morti, ok? Nei morti che vanno incontro a una serie di processi di decomposizione rapidissimi che fanno perdere alle salme, ad esempio, il 20% dei liquidi nelle prime 24 ore, e che quindi alterano in maniera importante il turgore delle cellule e quindi i tratti somatici, oltre al fatto che ovviamente in questo modo la perdita di liquidi e la gravità altera appunto ancora di più appunto le strutture del volto. Quindi quando si dice, ad esempio, l'identificazione della salma deve essere fatta all'interno di poche ore, all'interno di massimo un paio di giorni dopo la morte, è perché altrimenti i tratti, gli elementi, diciamo, gli eventi legati appunto alla naturale decomposizione che intervengono alterano troppo le fattezze del volto, e quindi neanche i parenti potrebbero avere più la certezza diciamo, essere davanti a quello che è effettivamente il loro caro. Ecco perché l'identificazione delle salme deve essere fatta il più velocemente possibile, e superato un certo periodo di tempo non è più sufficiente l'identificazione con il volto, ma è necessaria un'identificazione di natura genetica con il DNA. Quindi in questo momento, diciamo, l'utilizzo dell'identificazione facciale del volto, l'utilizzo del volto per identificare una persona viva o morta in Italia è ancora un grosso, diciamo, punto di domanda, soprattutto per quello che riguarda appunto i quesiti che ci vengono fatti dai tribunali. Io adesso mi taccio, se qualcuno vuole fare qualche domanda, volentieri. Beh, innanzitutto grazie per questo vero e proprio tour de force. Siamo tutti ammaliati da questo percorso straordinario. Ma mi taccio, le lascio la parola alle organizzatrici Sassoro, Cristina Voto, poi eventuali interventi. Siamo quasi alla fine, insomma, però se c'è ancora forse qualche minuto per qualche intervento. Se qualcuno ha ancora le forze, ecco, per fare una domanda. Sì, se no io inizio con una breve domanda, forse più che una domanda, una suggestione, no? Un po' anche ripensando a come il vostro lavoro sia interessante da un punto di vista semiotico e anche di una filosofia della comunicazione. Perché quando presentavi tutti i casi, tutti questi divertenti giochi. Ah, però, allora cerco di farla veloce perché magari ho visto che c'è una domanda. E mi sono venute in mente due cose. Allora, un racconto di Cortázar che si chiama Le bave del diavolo, e poi chiaramente il film Blow Up di Antonioni. Ovvero questi film e questo racconto che partono un po' dalla stessa idea, no? C'è una fotografia e attraverso tutta una serie di ingrandimenti sulla fotografia si cerca di capire se effettivamente è stato inquadrato un omicidio che si presenta sullo sfondo. E nulla, da un punto di vista della semiotica è interessante perché ci fa riflettere un po' sull'immagine come segno, no? Diremmo in semiotica, e se l'immagine è un segno che costruisce una relazione spazio-temporale, no? Con la realtà in cui si trova. Quindi nel caso, per esempio, della fotografia analogica, questo sembrerebbe essere prevalente, poi in realtà
sottolineo questo condizionale, no? C'è tutta una serie di questioni che tu hai ben sottolineato quando facevi anche il riferimento con il genere della serie televisiva e poi anche il problema, no? Proprio dell'apparato tecnologico. E oggigiorno invece sembra che appunto queste immagini digitali, come il caso che riportavi, no? Ma non si può ingrandire, ma non si possono trovare più informazioni, sembrano costruire invece una relazione più iconica, no? Con la realtà che si circonda, come se l'immagine non fosse più appunto la traccia di una relazione spazio-temporale, ma più informazione, no? Un'informazione che beh, è un'informazione alla quale accediamo attraverso tecnologie digitali. E che quindi ci fanno anche un po' pensare alla prima parte della lezione di oggi, dove pensavamo anche a quali sono le ideologie, no? Che ci sono dietro le tecnologie digitali, i sistemi di intelligenza artificiale. Quindi trovo assolutamente interessante pensare come insomma, le nostre discipline riflettano sugli stessi, come dire, sugli stessi oggetti, no? Sugli stessi problemi attraverso strumenti simili e convergenti e divergenti, no? Allora, noi quello che manca, poi do la parola a Irene se non sbaglio che ha chiesto di fare Sì. una domanda, a noi quello che manca è il passaggio alle scienze cognitive. Cioè, noi abbiamo il materiale per poter identificare un volto, un materiale, un metodo anche, no? Di tipo quantitativo, qualitativo, che però abbiamo superato perché in realtà ci siamo, quello che diciamo sempre ai giudici è non serve l'esperto per identificare, cioè è un lavoro molto più simile a quello che fanno i bambini con le loro formine quando cercano la forma giusta da inserire il cubotto, vuol dire ha la forma del cubo ed entra solo nel giochino dove c'è la forma del cubo. Ok? Quindi non serve l'esperto per identificare, l'esperto serve per darti un metodo per fare in modo che tu possa identificare in maniera autonoma, perché se io dico a te chi è una persona, tu puoi dirmi tranquillamente: no, per me non lo è. Ma se io ti fornisco un metodo in modo tale che io ti dia la possibilità di oggettivamente di poter dire: ah, cavolo, sì, se tu mi metti questa fotografia sopra quest'altra fotografia e c'è un match assolutamente perfetto che vedo anche io, te lo dico io che sono la stessa persona. Ti ringrazio perché mi hai dato il metodo, ma non mi hai dato l'identificazione tu. Questo toglie quella parte che abbiamo visto prima, no? Di soggettività dell'operatore, che dovrebbe essere in realtà esclusa da ogni tipo di valutazione di questo tipo in ambito forense. Cioè, lo scienziato dovrebbe fornire un metodo, non il risultato. Il risultato dovrebbe darlo chi deve giudicare, perché il giudice comunque davanti a qualunque tipo di diciamo di risultato dello scienziato, poi dopo comunque lui giudica in autonomia. Quindi che lui abbia un parere favorevole o contrario, anzi, questo lo mette molto in difficoltà. D'accordo? Quindi io dovrei mettermi nei panni di poter fornire uno strumento, un metodo, un risultato, ma non dovrei dare, diciamo, spazio alla mia interpretazione. D'accordo? E questo invece è quello che viene molto spesso chiesto e questo che porta a una serie di errori. Irene, prego, se vuoi. La domanda c'è tempo, cioè per me c'è tempo, se avete ancora Mi voglia di stare un minuto c'è tempo. sentite? Basso ma ti sento, sì? Grazie moltissima per questo intervento molto ricco, pieno di spunti. Io in realtà ho un commento molto poco tecnico che arriva, diciamo, dal mio background. Sono dottoranda in spettacolo e musica. E soprattutto riguardo alla prima parte del suo intervento mi è venuto in mente un lavoro che sta facendo un coreografo israeliano che si chiama Necropolis, il coreografo è Arkadiy Zaides, che si sta proprio occupando di creare una sorta di mappa di tutte queste lapidi dedicate a persone sconosciute che non sono state riconosciute, a corpi che per esempio sono morti in mare. E quindi appunto ripensavo un po' a quello che diceva rispetto alla possibilità che il riconoscimento, comunque il porre una lapide cioè concretizza appunto il lutto e dà questo tipo di cioè ridà questo senso umano a questo tipo di Sì, esperienza. restituisce sicuramente la dignità sia al morto che alla famiglia. Esatto, e niente, solo questo e appunto la ringrazio Grazie. molto.
Sì, poi dunque in realtà abbiamo fatto appunto questa oretta e mezza di lezione per colpa mia e della mia, diciamo, scarsa praticità con Webex. In realtà c'è tutta una parte che non abbiamo, in cui non siamo entrati, per cui tutti questi discorsi sono ovviamente molto limitati. Adesso sto per dire una cosa, non arrabbiatevi subito, fatemi finire il discorso, no? Sono molto limitati, come dire, al nostro sottogruppo razziale. Con calma, con sereni, d'accordo? Ok, io utilizzo razza in una certa, come dire, in una certa maniera, e adesso vi spiego il perché, d'accordo? Se avete un minuto, poi vi prometto che vi lascio andare a casa. Allora, fondamentalmente, dal punto di vista antropologico, d'accordo, fino ai fatti, spiacevoli della seconda guerra mondiale, il concetto di razza applicata all'uomo veniva utilizzata assolutamente nella stessa modalità con cui lo utilizziamo attualmente per tutte le altre specie animali. Dopo i fatti della seconda guerra mondiale, ovviamente, ogni volta che si tocca il tasto della razza applicato all'uomo, viene automaticamente interpretato nella sua accezione peggiore, no? Viene interpretato come diciamo, un concetto divisivo. D'accordo? Ma noi lo utilizziamo ancora assolutamente invece come un concetto molto inclusivo in cui semplicemente spieghiamo quali sono le differenze a livello antropologico, macroscopico, microscopico, fisico, parliamo di differenze di questo tipo, tra quelle che sono diciamo, i tre grandi gruppi che sono stati identificati all'interno della nostra specie, che sono i caucasoidi, i negroidi e i mongolidi, che sono i tre principali gruppi portatori di caratteristiche. Adesso ve lo dico così, poi se non è chiaro ve lo spiego, cioè portatori di caratteristiche fenotipiche diverse, che sono espressioni di un genoma leggermente diverso. Spero di, con questa frase, di aver chiarito. Cioè, se analizziamo nel dettaglio le caratteristiche somatiche e morfologiche e dello scheletro di un caucasoide o di un negroide, troveremo un'infinità di variazioni, ma questo è per noi è un carattere, per noi antropologi, soprattutto fisici, per noi è un carattere assolutamente, voglio dire, di inclusivo e di diversità, no? All'interno della nostra specie. La sezione sottile del capello è diversa, la morfologia del palato è diversa, la morfologia degli incisivi è diversa, la quantità di melanina nella pelle è diversa. I rapporti di altezza, lunghezza e larghezza del cranio sono diversi, cioè ci sono veramente un'infinità di caratteri diversi, sia scheletrici che insomma che biologici, d'accordo? Quindi quando noi parliamo di razze, lo facciamo con questa finalità. Quindi quando io vi dico c'è poi tutto un problema legato alle differenti razze, certo, perché noi possiamo utilizzare l'identificazione all'interno voglio dire, del nostro ambito di appartenenti a un gruppo caucasoide. Ma nel momento in cui usciamo da questo gruppo e proviamo a fare un'identificazione, ad esempio, tra due soggetti appartenenti al gruppo dei negroidi o dei mongolidi, o ancora peggio adesso di persone che appartengono, sono figli di due soggetti che appunto che appartengono a sottogruppi diversi, non siamo più in grado di fare un'identificazione, perché se è vero che i processi, diciamo, della nostra mente sono legati alla nostra esperienza, la nostra esperienza ci lega all'identificazione dei volti di persone caucasiche. D'accordo? Siamo abituati da sempre a valutare persone di pelle bianca con determinate caratteristiche del volto, determinate dimensioni dell'altezza, della larghezza del cranio, della lunghezza del cranio. Lo facciamo, diciamo, in maniera quotidiana, senza nessun risvolto di natura razzista, ecco, mettiamola così. Ma ci capita quotidianamente, quando saliamo sui mezzi pubblici e ci guardiamo intorno, immediatamente riusciamo a capire se c'è qualcuno che ha, diciamo, un'origine geografica, come dire, diversa dal nostro, pur appartenendo, diciamo, al sottogruppo caucasico. Ce ne accorgiamo. D'accordo? Non lo facciamo con, almeno la maggior parte di noi non lo fa con una finalità, voglio dire, razzista, però il nostro occhio è abituato a crescere e a sviluppare esperienze soltanto all'interno di questo sottogruppo.
quando ci dicono, quando ridendo o scherzando, probabilmente da più, quando eravamo più giovani, ci dicono, ma i giapponesi, ma i cinesi sono tutti uguali. Sono tutti uguali per noi. Sono tutti uguali per noi, sono molto diversi per loro, d'accordo? Così come, voglio dire, le persone di colore sono in realtà molto diverse. Sembrano a una prima occhiata molto simili a noi, ma perché non siamo abituati a valutare le caratteristiche di quel fenotipo? È chiaro? Quindi poi c'è tutta un'altra parte legata a questo tipo di istruzione, di istruzione, sì, del nostro cervello, che invece viene per tutta la vita, almeno per la maggior parte di noi, viene abituato a riconoscere soltanto certe forme. Detto qualcosa che non va, no? Perché poi questo è sempre un terreno minatissimo e che qui è un attimo a far esplodere una bomba. No, no, assolutamente, diciamo, questo è un tema che abbiamo affrontato già in passato, però insomma sarebbe interessante affrontare nuovamente. Cioè, ci hai lanciato un po' una bomba alla fine della conferenza, ma questo ci sprona a insomma, sperare che parteciperai di nuovo al nostro seminario, magari con ulteriori approfondimenti proprio in questo senso. E, Assolutamente. tempo è purtroppo finito con la nostra disposizione. Insomma, gli studenti, studentesse, dottorandi e dottorande sono stati entusiasti e personalmente ringrazio moltissimo per questa bellissima conferenza, molto molto ricca da parte di un libero esperto e che aggiunge molto al nostro seminario. Grazie mille, Assolutamente. Grazie mille, a grazie mille, presto. Grazie arrivederci. mille. Arrivederci. Arrivederci.